Eccoci, buon pomeriggio, bentornati in cortocircuito, qualche minutino di ritardo come al solito. Oggi ragazzi è una puntata che siamo veramente sul filo del rasoio. A parte mi sembra di stare all'arena sì, di Verona. Oggi, fatevi all'arena sentire, di Verona. Oggi gli ospiti si devono far sentire, urlate! Oggi siamo pieni di, oggi veramente ragazzi siamo pieni di ospiti, cioè non sto scherzando, siamo venuti ci a trovare, scappano gli ospiti in 60, hanno portato una quantità di roba da mangiare incredibile. Un ospite! Allora, dicevo, oggi è una puntata veramente sul filo del rasoio. Perché? Perché quello che è successo è che oggi si parlerà chiaramente, il focus è Activision Blizzard e Microsoft versus Commissione Europea. E noi siamo andati da un avvocaticchio d'eterni. Cioè, esatto. No, oppure no, siamo andati alla Corte Costituzionale. No. Al consigliere comunale del Piemonte. Cioè, no. Allora ragazzi, siamo arrivati fino alla Commissione Europea. A parte che tanto siccome non ci sta per il momento potremmo dire una qualsiasi cazzata. Però sulla carta, sulla carta avevamo la conferma. Abbiamo testimonianze che abbiamo siamo riusciti ad arrivare fino ai piani altissimi della Commissione Europea per poter parlare seriamente di questa acquisizione, dei problemi che ci sono in corso, di questa fase 2 della Commissione Europea di analisi. Non ci sono problemi, cioè perché fai disinformazione. Ci sono problemi. Ne parleremo. Spero che ci sarà la persona competente, perché la disinformazione che fate voi sistematicamente è quasi criminale. È la disoccupazione, ci ha dato un bel mestiere. Raccontiamo anche come siamo riusciti ad arrivare così in alto. Praticamente esatto. Alessio si è messo un visore VR attraverso il metaverso, ha preso le scale. Ha staccato il biglietto. Ha preso l'ascensore della regione Piemonte. Ha parlato però, con... No, che non è sceso al piano, è rimasto sull'ascensore ed è salito più in alto. Certo. Ed è arrivata la Commissione Europea. Ha bussato alla porta ed è arrivata la Commissione Esatto, Europea. No, c'è un, teoricamente, scherzi a parte, ci potrebbe essere una persona, Jacopo ha il mandato di aggiungerla in corso, perché in realtà è una persona estremamente occupata. Mi stai dicendo che c'è? Potremmo fare la stessa cosa. Facciamo anche la sigla. No, tipo con Robert Downey Jr. potremmo dire, l'abbiamo contattato, ci ha dato conferma, ma non è venuto. Allora, vogliamo provare questa cosa live? Vediamo se si sente l'audio. Sto provando, io sto ottenendo. Ci siamo! Buon pomeriggio! E ci sono dall'inizio, quindi vi ascolto. Ok. Quindi, purtroppo ci ha sentito anche nel fuori onda. Allora, aspetta che ci presentiamo, perché ovviamente è veramente in corsa questa roba qui. Non facciamo neanche le presentazioni, cioè neanche la sigla nostra in corsa. Allora, Arianna Podestà, abbiamo scritto anche sotto, portavoce Commissione Europea per quello che riguarda in particolare le questioni economiche, dico bene? E sta qui? No, non è possibile. Sì. No, mi piacere essere con voi oggi. Io sono portavoce coordinatrice per tutte le questioni economiche della Commissione Europea. In particolare mi occupo di concorrenza, quindi sono la vostra persona oggi. Cioè, è la mappa del mondo che vedete dietro in background, vi dà l'idea dell'ampio respiro a cui ci rivolgiamo. Ma in realtà è perché mi piace viaggiare, ma va bene uguale. Allora, cioè ragazzi, qui siamo arrivati veramente a un livello molto alto. Allora, guarda Arianna, io mi permetto chiaramente di darti del tuo, anche se ci siamo scambiati 2000 email con il lei molto formale, ma andiamo direttamente sul tuo. Allora, qui da noi, il cortocircuito, parliamo tantissimo ovviamente di videogiochi, e questa roba di Microsoft, Activision Blizzard, chiaramente se ne sta parlando veramente tantissimo, in proposito, perché chiaramente è un'informazione nel nostro settore, è una questione che sta tenendo dibattito da un sacco di tempo. Io e te ci eravamo sentiti, io ti avevo disturbato inizio anno addirittura, se non ricordo male, era tipo gennaio, febbraio, una cosa del genere, giusto? Mi ricordo bene? Esatto. Cioè, fase non potevamo dire niente, quindi purtroppo ho dovuto declinare l'invito, ma hai visto oggi sono riuscita a essere con pensavo voi. Ci ha pensato 9 mesi per darti la risposta. Esatto. Ma no, ho visto quella roba, l'ho visto. Però è interessante a questo punto capire che cosa è cambiato in questi 9 mesi. Infatti, perché 9 mesi fa no e oggi sì, perché purtroppo Arianna ha pochissimo tempo, me l'ha già detto, ha messo le mani avanti, quindi partiamo. Bravo, ha detto bene Francesco, e parlerà molto lentamente anche detto. che cosa è cambiato, perché oggi se ne può parlare, e soprattutto cos'è questa fase 2 che sta iniziando? Allora, quando abbiamo parlato la prima volta, penso che questa transazione non fosse neanche stata ancora notificata alla Commissione Europea, per cui la Commissione Europea ha, diciamo, il diritto, l'obbligo di supervisionare tutta una serie di transazioni che possono avere effetti negativi sul mercato, perché appunto concentrano una serie di specificità delle società, di potere di mercato, eccetera, per cui noi le rivediamo, e c'è un certo livello di
turnover annuale generato, per le quali le società devono notificarcelo. Okay. Quindi, siccome questa transazione rientra all'interno di queste categorie che vanno notificate alla commissione, c'è stata notificata la transazione a fine settembre, quindi se non sbaglio vi dico anche la data giusta, mi pare fosse il 30 di settembre. Okay. E noi avevamo 25 giorni lavorativi per o approvare la transazione così com'era o approvare la transazione soggetta a degli impegni da parte della società per limitare gli effetti negativi sul mercato. Siccome non siamo riusciti ad avere degli impegni che potessero fugare i nostri dubbi riguardo a questa transazione e l'impatto negativo che potrebbe avere sulle società concorrenti e alla fine anche sui consumatori, abbiamo aperto una fase 2. Okay. Che vuol dire un'indagine approfondita. In nessun modo significa ovviamente un'anticipazione non dell'esito transazione eccetera, ma significa che adesso abbiamo 90 giorni lavorativi per poter appunto o approvare la transazione o approvarla soggetta a degli obblighi, degli impegni assunti dalla società, oppure teoricamente anche proibirla, e la scadenza per questa decisione è il 23 di marzo. Un attimo, il 23 di marzo è tassativa oppure mi pare di aver letto che nel caso la società non risponda, non sia esaustiva nelle risposte alla comunità europea, in realtà questa si mette in sospeso la scadenza e si dilata fino a quando la comunità non si riterrà soddisfatta delle informazioni profuse. Bravissimi, vedo che vi siete veramente preparati, meglio di me, assolutamente, no, quindi il 23 di marzo è la data ad oggi, ci sono tutta una serie di motivi per cui potrebbe essere posticipata, ovvero ad esempio se le società offrissero degli impegni, noi questi impegni dobbiamo testarli col mercato, per cui ci sarà una, diciamo, una proroga di alcuni giorni nella decisione, e giustamente quello che stavate descrivendo non lo chiamiamo stop the clock, perché noi abbiamo appunto questi 90 giorni lavorativi per poter decidere, ma se non ci vengono dati le informazioni necessarie per prendere una decisione, non è giusto che noi si debba decidere, diciamo, sulla base di informazioni limitate, per cui appunto possiamo sospendere la scadenza fino a quando le informazioni non ci vengono date in maniera completa da parte delle società. Ti faccio allora io un'altra domanda. Tu hai detto giustamente prima che ci può essere l'approvazione, ci può essere il blocco, diciamo il parere negativo rispetto alla transazione, oppure ci potrebbero essere una serie di indicazioni, una serie di obbligazioni che voi andreste a dare a Microsoft, immagino, ovviamente. Tentare di imporre, proprio esatto, direi. Esatto, tentare di imporre, perché questo ti volevo chiedere, cioè qualche esempio, nel senso di che parliamo, tipo veramente il gioco X non può uscire esclusiva, cioè di che... Dovrebbe per esempio contrattualizzare Call of Duty per 5 anni ci puoi fare qualche esempio di quello che potrebbe succedere. O se ci sono dei precedenti. O se ci sono dei precedenti e soprattutto quest'altro discorso, cioè se voi date parere negativo, cosa succede? Esatto. Cioè, che succede in concreto? Nel mondo. Che può succedere? Che potrebbe succedere? Sono domande molto tecniche, ce ne rendiamo conto, non so fino a che ci vuoi dire, ci dici te, naturalmente. No, molto volentieri. È in gioco la credibilità della comunità europea, eh? attenzione. Innanzitutto, giusto per essere chiari, non siamo noi che imponiamo obblighi, ma sono le società che propongono degli impegni alla commissione, che poi li può accettare. Quindi le proposte non siamo noi a farle, sono le società stesse che le fanno, e noi appunto poi possiamo decidere se le riteniamo sufficienti per risolvere i dubbi che abbiamo sull'impatto sul mercato o meno. Quindi voi elevate il problema e loro propongono una soluzione. Non siete voi che dite dovete far così. Dovreste fare così. No, sono loro che propongono, noi ovviamente, cioè è un dialogo, no? Cioè, quindi gli spieghiamo cos'è il problema, eccetera, si ragiona anche assieme di quali soluzioni possono funzionare meglio, peggio, eccetera, però le proposte vengono sempre dalle società. Questi impegni possono essere sia di natura strutturale, quindi non so, prendere una parte della società e avere un obbligo a venderla, eccetera. Scorporare, un po' il concetto, cioè si separa e diventano X società, diciamo, chiaro? Esatto, grazie, anche perché io non parlo mai italiano, quindi parlare italiano è neanche Pierpaolo. Io parlo italiano anche se ha un foglietto qui sotto con le quattro parole che deve inserire. Confermo. Senti, aspetta, non voglio che finisca. Aspetta, vai, dicevi. Velocissima, se no possono essere anche impegni comportamentali, quindi ad esempio di non condividere dati, non limitare la fruizione di certi programmi, dare accesso ai concorrenti a tutta una serie di prodotti, quindi impegni
di questo tipo, perché comunque avete visto quelle che sono le nostre perplessità sul mercato. Chiarissimo. Quindi potrebbero anche essere di questa natura, ecco. E quello che ti avevo chiesto la seconda cosa è: nel momento in cui date, facciamo finta la peggiore ipotesi, parere negativo, no, per noi la transazione non sa da fare l'acquisizione, cioè cosa può succedere in quel caso? Allora, ovviamente non posso parlare di questa transazione nello specifico. No, in generale. No, in generale, chiaro. Ma in generale, ad esempio, a inizio anno abbiamo proibito la fusione tra due società che fanno navi da trasporto di gas liquefatto naturale coreane, quindi che non avevano, diciamo, una sede in Europa, ma avevano un certo livello di turnover in Europa, per cui ricadeva la nostra giurisdizione, e l'abbiamo proibita, per cui le società non si possono fondere, o nell'ipotesi che si fondessero in ogni caso non possono più avere attività commerciali nell'Unione Europea. Quindi tendenzialmente i precedenti raccontano del fatto che quando c'è stato parere negativo, di solito, essendo un mercato da 250 milioni e passa di abitanti, fanno un passo indietro e dicono non si può fare. Magari se fosse l'Arabia Saudita, il Ghana o altri piccoli paesi a rifiutarlo, generalmente possono prendere in considerazione le aziende di non operare in quel territorio. Non so se ci sono precedenti a riguardo. Esatto. Di solito le società non possono fondersi a quel punto perché non vogliono perdere l'accesso al mercato. E anche un'altra cosa che può capitare è, siccome noi abbiamo questi dubbi che esprimiamo, se non si arriva a una soluzione di compromesso possono decidere di autonomamente di non fondersi, quindi ci portano a prendere una decisione e possono ritirare la notifica. Invece domanda semplicissima, do solo un altro aggiornamento. Vai. Un po' quello che è successo con, non è il caso della Commissione Europea, lo dico agli ascoltatori, con il caso di Nvidia e ARM, quando Nvidia aveva fatto la proposta di acquisizione di ARM e loro stessi a un certo punto hanno detto torniamo sui nostri passi, non ci sarà nessuna acquisizione, perché hanno visto che la cosa stava generando diverse problematiche concorrenziali e non sarebbe andata a buon fine. Ma invece, proprio per tornare terra a terra e essere subito super comprensibile a tutti quelli che ci seguono, è il nostro uomo della strada, esatto, non sono un professionista. No, ma quello che stiamo assistendo è un iter abbastanza normale, comune, capita sempre, diciamo, quello che stiamo vedendo avvenire in questi giorni, o in questa specifica circostanza le cose sono un po' più complesse? Integro, perdonami prima di partire, integro perché era una delle due domande che volevo fare. Certo. Se ci sono, precedenti per fusioni di questa entità, per acquisizioni di questa entità, stiamo parlando di 70 miliardi, non ce ne sono una ogni giorno, se ci sono precedenti di non passaggio alla fase 2. Alla fase finale. Allora, sì, alla fase 2. Sì, ci sono, adesso non mi ricordo la percentuale esatta, ma direi che più del 90%, anche il 95% delle transazioni che noi approviamo vengono approvate in fase 1 senza impegni. Quindi la stragrande maggioranza delle transazioni sono non problematiche, per fortuna, perché ne analizziamo un miliardo, centinaia all'anno, per cui grazie a Dio di solito possiamo approvarle. Che si apra una fase 2 non è inusuale, nel senso, in questo momento ne abbiamo altre 4 aperte, per esempio, sempre, sempre che riguardano il mercato, diciamo, dell'intrattenimento, sono un po' più strutturali, tipo le navi, come ci dicevi prima. Sì, esatto, sono in altri settori, c'è una telecom, per esempio, c'è una fusione tra VU e Brutelé di Orange, altre riguardano, diciamo, reti, più reti e infrastrutture parliamo, quindi cose. Esatto, chiaramente, esatto, certo, è chiarissimo. Esatto. Però dipende, ecco, quindi poi ovviamente anche queste fasi 2 arrivano alla loro conclusione, per cui adesso non saprei quantificare, ma non so, una decina all'anno di solito ne abbiamo di fasi 2. Ecco. E la se te la ricordi, la percentuale di passaggio in fase 2 e approvazione? È molto alta, di solito con impegni, è molto alta, okay. In una fase 2 si approvi, cioè in teoria è possibile, però siccome abbiamo dei dubbi o le società ci forniscono prova che i nostri dubbi non hanno alcun motivo di esistere, ma è difficile avendo aperto una fase 2, o di solito si arriva a una proposta di impegni e noi approviamo con quindi diciamo che per consuetudine, qui di nuovo ovviamente Arianna non è che sta parlando di questa transazione in modo specifico, però diciamo per consuetudine, però se si passa alla fase 2 la transazione che ne viene fuori è una transazione con alcune limitazioni, è difficile che passi una fase 2 senza toccare nulla. Senza che si tocchi nulla, come se fosse stata una fase 1, ho capito bene, per consuetudine, dico.
Esatto, in generale è teoricamente possibile, quindi è una possibilità che comunque rimane sul tavolo, ma siccome abbiamo dei dubbi che sono, diciamo, il risultato di 25 di, giorni di analisi di questa transazione, di solito c'è un ragionamento riguardo a quali impegni possono risolvere questi dubbi, ecco. Come si dice in italiano? Le proibizioni? Gli impedimenti, forse gli impedimenti. Il proibire una transazione alla fine di una fase 2 è abbastanza raro, okay, ecco, come dicevo, okay, perché di solito le parti stesse hanno un interesse, esatto, a concludere. Immagino che poi subentrino anche, probabilmente bloccarlo, subentrino anche problematiche, immagino anche politiche, perché comunque si va a toccare su una roba che avviene in cioè di società americane, immagino poi subentri, non è solo probabilmente una questione puramente economica, immagino ci siano anche una serie di conseguenze. Anzi, anche sapere se loro si confrontano con gli antitrust esatto, dei questo, paesi di origine. Questa è l'ultima domanda, cioè voi vi parlate no, perché ha del tempo, cioè è di fretta italiana, lascia, no, perché... lascia che ci mandi a quel paese lei, no, direttamente. Esatto, quello che infatti ti volevo chiedere è, cioè, rispetto all'antitrust americana, mi sembra il Brasile che ha già approvato, cioè voi avete, cioè c'è un dibattito o non ve ne frega nulla di quello che avviene nel resto del mondo? Allora, ogni giurisdizione ha le proprie regole, deve implementarle e i mercati ovviamente non sono gli stessi, quindi può capitare spesso che noi si abbia una preoccupazione su una transazione che per altre giurisdizioni non è problematica o viceversa, questo è normale perché i mercati non sono gli identici. Stessi. Noi di solito parliamo con le altre giurisdizioni perché nell'interesse delle parti farci dialogare, quindi in realtà di solito loro ci danno il permesso, ovviamente dobbiamo rispettare una serie di confidenzialità dei dati eccetera eccetera, ma diciamo che alle parti conviene se noi chiediamo gli stessi impegni che altre giurisdizioni chiedono, okay, perché se tutte le giurisdizioni chiedono impegni diversi diventa veramente complicatissimo per le parti, per cui in realtà il dialogo è abbastanza prassi in questi casi, poi dipende dal caso. Sulla domanda rispetto all'Europa, sì, o all'America eccetera, questo come dicevo non è importante di dove siano le società e noi, le regole di concorrenza sono una questione abbastanza, okay, tecnica, per cui la dimensione politica è molto molto limitata. Ah, come dicevo, a inizio anno abbiamo proibito una fusione tra due società coreane, quindi asiatiche, adesso già a metà anno abbiamo fatto una decisione che proibiva la fusione tra due società farmaceutiche americane, e ovviamente anche in questo momento abbiamo delle fasi 2 che riguardano anche società europee, quindi dipende di dove siano le società, non è molto rilevante, okay, per noi. Quindi l'indagine è sempre comunque puramente tecnica, cioè c'è una commissione di centinaia di tecnici che analizzano. Beh, voglio chiedere, ma scusa, parliamo o due persone, no, 20 o 200 persone che analizzano, cioè che sono lì a scartabellare tutti i documenti, anche per dare un'entità. Allora, magari avessimo tutte queste persone ci sarebbero tanto utili, ma tutto il direttorato concorrenza che si occupa di fusioni, ma anche di antitrust, cartelli, aiuti di Stato, sono circa 900 persone. Comunque, ovviamente con... Sì, ma non tutte che lavorano su quello, eh. No, però... Cioè, hanno 20, ne hanno 20, beh, in corso. Però quasi 1000 persone, insomma, non sono due persone. Sì, sono... però fanno anche antitrust, cartelli e aiuti di Stato, che fanno fusioni soltanto, saranno 250-300, compreso tutto lo staff a tutti i livelli. Poi ovviamente la commissione ha tante parti diverse, quindi non è soltanto il direttorato concorrenza, ci sono gli avvocati che, okay, controllano la stesura delle decisioni eccetera eccetera, e tutte le decisioni sono prese dal collegio dei commissari, quindi diciamo che abbiamo un team che sarà ristretto di qualche decina di persone, anche meno, che lavora proprio sul caso specifico, va a scartabellare, guarda le analisi eccetera eccetera. Poi ovviamente c'è tutto un processo che coinvolge tanti livelli, tanti settori per portare una decisione, ecco. Se faccio l'ultima, premettendo che sono un azionista di Activision Blizzard, quindi ti riterrò personalmente responsabile se l'anno prossimo dovrò andare in vacanza a Ostia o alle Seychelles. Questa è la premessa. Ma l'eventuale decisione è appellabile? Vi può denunciare Microsoft per comportamento scorretto, cose del genere, se vede che c'è qualche vizio di forma, qualche dolo? Assolutamente sì, ed è importantissimo che tutte le nostre decisioni siano appellabili, perché è giusto sia funzioni in questo modo. C'è la Corte di Giustizia Europea che è a Lussemburgo e che ha giurisdizione su tutte le nostre decisioni, quindi le parti possono ricorrere in appello. Diciamo che è successo? Sì, è capitato, non è raro, ad esempio questo caso di farmaceutica americana
che dicevo, abbiamo diversi appelli in corso. E qualcuno ha ribaltato la decisione? Cioè, ci sono stati casi in cui l'appello poi si è espresso negativamente rispetto a quello del vostro operato? È raro, rarissimo, perché in realtà, allora cosa succede? Dicevo, il 95% delle decisioni le approviamo senza alcun tipo di problema. Quelle che approviamo con impegni, è capitato una o due volte, ma in genere se le società propongono degli impegni vuol dire che sono pronti ad assumerseli, per cui poi non fanno appello rispetto alla nostra decisione. Può capitare quando c'è decidiamo di proibire una transazione. È capitato che perdessimo, mi viene in mente un caso, sicuramente potrebbero essercene altri, però sono abbastanza rari, che riguarda delle società telecom inglesi, quindi pre-Brexit. In quel caso la Corte non ha dato ragione alla Commissione, ovviamente noi stessi abbiamo fatto appello in seconda istanza, perché chiaro, ci sono due livelli della Corte. Questo giuro che è l'ultima, Anna, poi ti lasciamo stare. Fanno la guerra alla gente che lavora, hai visto? No, quello che... proprio, a chi produce ricchezza. Siccome fa un po' ridere, però questo ti volevo chiedere, avete avuto del pressing dal pubblico? Cioè, io mi immagino della fusione delle navi in Corea, cioè, che frega il giusto, ovviamente, al pubblico finale. Ma qui c'è la console war. Qui c'è gente che, so un po' sembrare assurdo, ma qui c'è gente che gioca, che parla, c'è veramente. C'è la passione. C'è la passione. Come quando si mettono le mani nel calcio. Esatto. Cioè, voi avete ricevuto, cioè, notate delle pressioni da parte del pubblico? Cioè, lo vedete che c'è un chiacchiericcio in rete, in giro, o no? Raccolte firme. Raccolto firme non lo so, diciamo che io purtroppo è un mondo che devo ammettere non conosco assolutamente, per cui in realtà l'impatto lo vedo fino a un certo punto. Okay. Devo dire che questa transazione ha avuto molto interesse da parte dei media dall'inizio, quindi un sacco di domande da media specializzati di settore eccetera, e quello che è il mio feedback rispetto al pubblico sono i tweet, perché sono su Twitter e devo dire che su questa transazione sono taggata in un'infinità di tweet degli utenti che supportano una, diciamo, o l'altra teoria o incredibile. Console War in gergo, proprio grazie. È la guerra, proprio Xbox, la guerra contro Xbox contro PlayStation. Sei fortunata a non conoscere tutto questo. Molto fortunata a essere fuori, assolutamente. Arianna, ti ringraziamo veramente tantissimo, ti abbiamo rubato un sacco di tempo. Io spero che ricapiterà di parlare magari quando si arriva al finale, quando festeggeremo col mio collegamento dalle Seychelles. Esatto, e potrai mettere un pin di me su quella mappa dietro le spalle. Esatto, ti ringraziamo veramente moltissimo, Arianna. Come ha detto, è su Twitter, non andate ovviamente a rompere le scatole su viva PlayStation, viva Xbox, però se volete seguire quello che insomma dice, quello che fa, è sicuramente interessantissimo. Arianna, è stato veramente un piacere enorme. Grazie. Grazie, grazie 200.000. Della partecipazione. Presto, ciao. Ciao, 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 ciao. E ora? Ciao. Sigla! Vero, sigla! No, scusami. Scusami. Ho soltanto banconote da 50 euro e da 20 euro. Ne ho veramente troppe. Però ho bisogno di due banconote da 10 euro. Ce l'hai? No, mi sa che non ho soldi. Guarda, basta strapparle. Hai due banconote. Basta strapparle, vieni qua. Ecco, bravo. Via. Ma chi sei, quello di scuola di polizia? Come si chiamava quello? Non lo so. Però tu ce l'hai due banconote da 10 euro? Di porchi. Ce l'hai le banconote da 10 euro? Ma non lo so, ma le banconote io non le uso. Solo gli evasori come te le uso. Vabbè, lasciamo perdere. No, è così. No, non ce l'ho. Qualcuno di voi ha due banconote del 10 euro? Sono false, non gliele date che sono false. Dice sempre sta cazzata. Tu ce le hai, dopo me le dai, grazie. Allora, ma trasmetti, devi fare le domande, non devi ripetere quello che ha detto per far capire che ha capito. Infatti, mi fa ridere, o sei espertone. Le sue domande, visto, erano ripeteva la risposta. Hai visto, sono bravo, eh? Sono bravo. Secondo me bisognerebbe funzionare. Non me ne sono nemmeno accorto, pensa. Nemmeno accorto. Eccoci. Devo dire, tanto bentornati, devo dire una cosa molto importante. Sei pronto? Siete pronti? Sì. Ma mi è mutato? Chi è? No, non sei mutato. Abbiamo elevato. Ma che mutato? Abbiamo elevato il cortocircuito a dei picchi che Italia. Allora, toglietevi dal cazzo tutti quanti. No, esatto. Allora, guarda che questa roba è importante. Toglietevi dal cazzo. Parlate tutti male del cortocircuito, sto solo scorregge con le ascelle, eccetera, eccetera. Che io vorrei ricordare. Le urla. Urla. Ci sono. I bocconcini del cane. Ci sono. Trovate qualcun altro. Trovate qualcuno che è in grado del settore. Dell'extra settore che si è messo a intervistare la portavoce, la commissione, tutti a parlare se farà secondo un insider la transazione, tutte quelle cagate lì. Secondo Raffaele e guarda che ha un livello incredibile di qualità, ma dove l'ha trovata? Ti rendi conto roba? La fatica che ho fatto per sapere se
Qual è la marca di banane? Esatto. Tra le cicchitale d'oro. Questo è professionismo. Cioè, certo. È professionalità. Ma non credo che parlasse di quello. Ma dove trovate una trasmissione che passa veramente dalle banane cicchita alla Commissione Europea? Avere la persona dedicata alla concorrenza. Cioè, dai, veramente. Certo, potremmo chiederle quale banana preferite. Sicuramente potevamo fare questa. La cicchita o no? Dalla file del cortocircuito. Dimmi, cioè, ma veramente, voglio un commento su questa roba. No, lo so, lascialo fare. Commenta, ai nostri commentate commenta. Su YouTube. No, ragazzi, scusate. I commenti che oggi ho fatto il cortocircuito. Aspetta. Fa cagare. Aspetta. Scusatemi, Vincenzo Lettera, che parli sempre male di questa trasmissione. Cioè, ma tu l'hai fatta l'intervista alla diva della commissione? Cioè, ci sta l'intervista di Vincenzo Lettera? C'è l'intervista di Giordana Moroni? Avrà intervistato il solito indie sviluppatore dallo svilupparti che magari sta facendo slime and swipe e non ne sentirà mai parlare nessuno. A me non sembra. Quindi vabbè, ma detto questo, veramente si fa veramente fatica ad aggiungere altro. Lo sai che ieri sera, visto che stanno scrivendo, sono stato malissimo. Ho fatto una quantità di diarrea che non facevo visto quello che ti ha fatto mangiare sto pazzo. Io niente. Io ho mangiato il pesce crudo. Ma scusa, però io l'ho visto, non voglio col wasabi liquido, una cosa orrenda. No, ma scusami, io non voglio essere razzista. Io non ho mangiato il wasabi. È vero o no? Sì, è come quelli che si fanno il bagno nel Gange. Cioè, esatto. Che tipo con i cadaveri, no? No, però è vero questa cosa, come quando si va all'estero. Cioè, è vero che c'è un'abitudine alla flora, cioè c'è una predisposizione alla flora batterica diversa a seconda di dove vivi. Senti, ovvio, ho detto io. Cioè, questa cosa è importante. Tu evidentemente sei abituato a mangiare la merda e quindi non ti fa male quando la mangi. Guarda che non è una cazzata, si abituano. Perché gli indiani non muoiono quando se tu ti pucci con un dito nel Gange, dopo c'hai 12 infezioni mortali. Cioè. Loro no. Guarda, non rispondo perché stiamo parlando di una società europea che produce e distribuisce. Ma che c'entra? Ci prodotto... sta anche la Smith & Wesson che fa le pistole, quindi che c'azzecca? Ma non c'entra niente. Sì, non può produrre quella roba lì. Non può produrre. Ma che vuol dire non può produrre? Non ti può produrre la diarrea. Se producesse la diarrea ci sarebbe una class action. No, ma scusami, non è un produttore di diarrea. Chiaramente, Lidl produttore di diarrea. No. Virgolettato. Pierpaolo Greco. Ho ragione o no? Ma tu quando vai a mangiare. Ma ti capiva mai di andare a mangiare fuori al ristorante che ci stai male perché magari. Ma mai capitato. Ha preso il sushi. Dal meccanico dall'ufficio con l'olio motore benzinaio, fai il pieno di vabbè, ma parliamo di cosa parliamo dell'argomento, ritorniamo lei, molto insomma, interessante l'ha inquadrato molto molto bene, diciamo che questa cosa qua perde un po', però vogliamo retroattivamente vedere che cosa è stato scritto, qual è stato, sì, perché chiaramente alla luce di un'informazione per me sconvolgente, perché da quello che avevo letto io non avevo trovato precedenti, non avevo trovato statistiche sul passaggio fase 1 fase 2, cioè davo per scontato da quello che ho letto in giro che la fase 2 fosse praticamente lo standard per transazioni di questa entità. E invece a quanto pare ha un'eccezione, ed una è bello gravità anche, come è stata chiara nel parlarci delle implicazioni della fase 2, cioè molto interessante il fatto che comunque le due aziende alla fine dovranno per poi forza di tirare cose, via scusa questa musica, cioè è proprio sbagliata. Cioè, cos'è la techno hai messo? Non lo so. Ma che stai su? Fa schifo. All'Uneur. Non è che l'ho fatto apposta. Vai. Non capivo. Io non posso capire. Allora, non continuare a scorrere, Iac, perché allora. Lo leggiamo, lo ingrandisci magari, lo sposta. È stata gentilissima, è arrivata in corsa perché veramente ci siamo organizzati all'ultimissimo secondo. Era sempre i contatti che ti avevo trovato io, cioè voglio sempre certificarmi. No, quando ti mandai tutti i contatti della comunità europea. Guarda, se tu vedi, vai giù, scusami Iac, puoi scorrere fino in fondo. Paolo Greco, puoi scorrere fino in fondo, Iac? Scorri fino in fondo? No, quello il sì, no. Guarda, sì, guardate sotto, vai giù, guardate, giù! La chiave. Guardate, press contacts, ci stanno scritti i contatti, quindi era quello che avevo pescato, ho scoperto, l'avevo pescato nella prima che 2000. Tu mi avevi mandato, ma non lei. Primi che t'avevo mandato. No, il primo documento in PDF che mi avevi mandato, perché io ci devi credere, ma che problemi avrei a dirti se me l'hai fornito? Perché mi vuoi te. Togliere il merito sempre. Vabbè, il merito giornalistico. Il merito di avermi girato un contatto. Se c'è del giornalismo in questa trasmissione, è sempre merito. No, ragazzi, tu sei, il giornalismo tu, è contattare la gente e convincerla a venire. Quando non fai... Non ripetere le risposte. Quando non fai il PR delle aziende sei Mughini, perciò sei l'inutilità dai. Comunque quello che stavo dicendo, no, perché la Maria Azzoni, posso già dirlo, non è italiana, credo sia belga, quindi sarebbe anche se fa ridere, sembrano due nomi italiani. Ma non era Lia Razzoni quella là di coso di Mass Effect? È blu, immagino tutta blu che balla la... Mi dà fastidio molto anche questa chitarra. Era Lara Bidoni. Dimmi che canzone vuoi. Qualcosa di soft. Cerchiamo soft. Che razza era quella?
scusate, cercherò. Come si chiamavano le razze? No, ha messo il lofi, che però c'ha i medi alti, ma arrivano gli arazzoni, e se vedi, era così. Twitch soft, va bene? Lo cerco Batora, Cristoforo Colombo. Perché io, ma lo senti? Sembra di essere in un pub dell'Indiana. Perché è pub dell'Indiana? Boh, perché è la roba country americana. Così va bene? Dai, ma ho capito è? Che playlist c'è. Ma perché non ne tieni una? La selezioni? Era capito. Quella lì di prima. I chip manca, hai messo. Scusami. Allora, scusa. Comunque a volte sembri americano, eh. So, ma lo dicono today. Così? Oh! Speriamo bene, che duri. Che è questo? Puoi metterla in loop? Io so senza sempre rischiare. La stessa canzone? Ma chi cazzo l'ascolta? Serve un tappeto musicale. Allora, stavo dicendo, da questo punto di vista, di che stavamo parlando? Madonna, com'è crollata in fretta la qualità. Ma è così, è no, così. È alto e basso, è così, alto e basso. Ragazzi, è come la felicità. Cioè, se vivete... Come la felicità. Sì, esatto, se sì, vivi sempre se vivi al sempre top. Felice, non ti rendi conto della felicità. La felicità quando la apprezzi, si quando c'hai un grande dramma. Di contrappunti. Allora dici, cazzo, come ero felice. Stavo bene fino a 5 minuti fa. È così, eh? È così. Immagino che lei abbia detto le stesse cose. Esattamente. Ammazza come ero felice prima di collegarmi con esatto, loro. Esatto, perché così funziona. No, allora, quello che stavo dicendo è che è stato tutte delle robe estremamente interessanti. L'intervento di Anna è stata abbastanza in corsa, perché l'obiettivo era quello di leggervi questo che adesso vi commentiamo, che è appunto il documento che la Commissione Europea ha rilasciato, credo ieri. Press release. Ieri, esatto, il comunicato stampa in cui diceva entriamo in fase 2, quindi iniziamo un'investigazione in profondità di questa transazione, perché non ci convince per tutte le motivazioni che c'erano state. Non vi preoccupate se vedete in inglese, ragazzi, ma il giornalista Pierpaolo prima della puntata l'ha già tradotto e adesso ma tu sei sedicente giornalista. No, neanche Pierpaolo. Perché non dichiaro di essere giornalista, quindi l'ho appena dimostrato, quindi non sono neanche sedicente. Pittore, un pittore gay. Un artista. Un pittore gay. Sono un artista. Vai. Artista. Allora, va bene. L'inizio lo possiamo ignorare. Cavoletti. Cavoletti 8 novembre 2022. Allora, la Commissione Europea, vabbè, ha iniziato questa investigazione in profondità per analizzare questa acquisizione proposta di Activision Blizzard da parte... No, così dà più fastidio, Jack. Da parte... No, perché che c'era... Lo fa? No, ma così dà fastidio? Ma perché c'è la pagina web che è uguale, è lo stesso identico però documento. Però scegliere se lo evidenzi, si vede bene. Ha detto, aspetta che uso il PDF. Poi il PDF per aprirlo con il browser. Sì, sì. Quindi è proprio incredibile. Vabbè, la commissione è preoccupata che questo acquisto potrebbe ridurre la competizione nei mercati che riguardano la distribuzione di console e PC videogiochi. Ah no, la distribuzione di videogiochi per PC e console e per questo è incredibile quella seconda parte, per i sistemi operativi PC. Comunque vabbè. Che è uno dei punti, infatti, che è uno dei punti, infatti, poi ci arriviamo. Andiamo nel dettaglio. Ma già aspetta, c'è già la prima introduzione, cioè è la comunità europea la prima a esprimersi in ambito anche PC. Anche PC, le esatto. Altre Inghilterra e Brasile. No, era solamente con il mercato console. Ricordiamo che in Brasile c'è già stata l'approvazione. Ma come diceva Paola, si chiamava? Arianna, come Arianna, Paola? Non lo so. Arianna prima. Ogni, breve termine, ogni, lei, cioè, ogni, stavo un minuto fa. Ogni paese fa storia a sé stante, sia a livello di giurisdizione che di tipologia del mercato. Mi sono andato a informare in Brasile in particolare. Cioè, esiste in Brasile? Cioè, no, mi sono informato su esiste internet. Se noi si è informato, cominciamo di là, ci stanno i Viados, tutte quelle cose. Vai, diciamo in Brasile, no. Diciamo. Fenomeno i importante. Giochi Activision Blizzard, compreso Call of Duty, non sono assolutamente così popolari come sono in Quali Europa sono e in America. Popolari? Non ne ho idea. Guarda che Brasile informazione in Brasile hanno tipo non puoi capire quanti Mega Drive. Ah sì? Non puoi capire. Quindi che ci sta Castle of Illusion. No, ma ancora Altered Beast. È vero che Golden Axe. C'erano dei costi molto alti per le console, ma non è questo. Semplicemente non sono così popolari come da noi. No. Ed è per questo, per esempio, una delle leve per le quali per la commissione brasiliana l'acquisizione non andrebbe a interferire cioè, troppo in equilibri di mercato che là sono completamente diversi. Quindi se Microsoft avesse comprato Sega
probabilmente in Brasile avrebbero bloccato. Perché giocano tutti. Non lo so, no, invece ti faccio un altro esempio. Per esempio, sarei curioso di sapere come si comporta il Giappone. Perché, per esempio, in Giappone è talmente irrilevante. Esatto, perché talmente tanto da regione a regione. Infatti, è per contestualizzare le decisioni. In Inghilterra stanno quasi alla pari loro, no? È uno dei mercati europei, tra virgolette, europei, extraeuropei, dove Microsoft va bene. Va bene. Sì, va bene, sì. Non credo che siano alla pari. Però, sì, però certo c'è una battaglia. Non è il Giappone. C'è una battaglia, sì, esatto. Ma nemmeno non è l'Italia. Allora, no, non so se ti riferisci a noi, sì. Però è importante un buono spunto. Ho capito, ragazzi, ma bisogna valutarla in generale la cosa. Assolutamente. No, non hai sentito no, cosa hai detto. No, ma è proprio l'opposto. È l'opposto, ma per legge. Non è che lo puoi aggirare. Nessuno si erge a correttore delle dinamiche, esatto, del mercato mondiali. No, devi essere sempre relativo al tuo mercato, perché è anche quello che conosci bene e sai le dinamiche esistenti e come potrebbero essere modificate in caso che un'acquisizione vada in porto. All'ordo di legislazioni completamente diverse, esatto. Come per esempio ci sono diversissime questioni riguardanti la privacy fra le comunità europee. È incredibile, poi ci arriviamo. E ci arriviamo perché il mondo lo approfondisce. Vabbè, poi c'è la spiegazione su chi sono Microsoft, Activision, Blizzard, su cui sorvoliamo. Entriamo nei proprio questo paragrafo che parla di dubbi, i preliminari, preoccupazioni preliminari della commissione in merito alla competizione. Le investigazioni in punto preliminari mostrano che la transazione potrebbe ridurre significativamente, grazie Jack, significativamente la competizione sui mercati per quello che riguarda la distribuzione di giochi per console e per PC, inclusi abbonamenti, qua parlano di multigioco, quindi servizi ad abbonamento e o servizi streaming in cloud e o sistemi operativi PC. In particolare, la commissione è preoccupata che acquistando Activision Blizzard, Microsoft potrebbe impedire, credo foreclose sia impedire, l'accesso a giochi, console PC di Activision Blizzard, specialmente titoli di altro profilo e di grande successo, i così chiamati titoli AAA come Call of Duty. È l'unico problema, parliamoci, esatto, chiaro. Continuo a citare quello. Problema. L'investigazione preliminare suggerisce che Microsoft potrebbe avere l'abilità, così come l'incentivo economico potenziale, per impiegare strategie che blocchino fondamentalmente la distribuzione di questi videogiochi su i rivali, dai rivali, dalle console, dai PC rivali di Microsoft stessa. E qui inquietante, vai. Esatto, e questo in questo modo quindi prevenendo impedendo a queste compagnie di distribuire i giochi di Activision Blizzard su console, oppure rovinare, peggiorare i termini e le condizioni di uso per accedere a questi videogiochi. Quindi, quando poi si parla di abbonamenti per servizi ad abbonamento o servizi streaming in cloud, la commissione è particolarmente preoccupata che acquistando Activision Blizzard, Microsoft potrebbe impedire l'accesso, a detrimento dei distributori rivali di console e giochi PC, ad offrire, insomma, ad avere accesso al servizio completo, ma di lasciare tutto più che funzioni meglio o limitato soltanto al suo PC e alle sue console che distribuiscono i giochi. Come se esistesse un altro tipo PC. Esatto, ma dopo ci si arriva. E questo dice, insomma, è la preoccupazione, soprattutto in un periodo in cui i servizi ad abbonamento in cloud stanno nascendo. Queste strategie potrebbero ridurre la competizione nei mercati di distribuzione, bla bla bla, delle ultime volte, e portare quindi a prezzi più alti, a una qualità peggiore. Interessante che la commissione si esprime che il rischio è: aumentano i prezzi, diminuisce la qualità e diminuisce l'innovazione per i distributori di console. Fa ridere, sembra la NAP Sony. Esatto, e tutto questo poi verrebbe trasportato sui consumatori. Io credo che qui ci sia un passaggio. Questo era il punto che volevo incredibile, cioè la Commissione Europea. Tante che tu hai detto è strano o particolare, in realtà la Commissione Europea si interessa proprio di disequilibri del mercato che possono condurre a queste tre fattispecie, che sono quelle che certificano, che tra virgolette sono espressione di un eventuale monopolio. Esatto, di un eventuale quindi monopolio. Aumento prezzi, quindi non è strano, aumento questa prezzi, è diminuzione standard. Qualità e diminuzione innovazione, che sono, ma, come dice Brenda Alessio, facciamo, i primi sintomi di un però monopolio. Facciamo opinione, cioè voi pensate che Microsoft, se acquisisce Activision Blizzard, a livello di mercato globale interno, ovviamente, della distribuzione, vendita, produzione di videogiochi, si potrebbero verificare queste tre condizioni? Ti prego, Jacopo, di stare sul testo. Io penso che se, ragazzi, no, scusami. Vai, no, magari rispondi. No, proprio velocissimo. Vai, io penso che veramente un'acquisizione del genere. Allora,
Partiamo dal fatto che immagino che noi tutti vorremmo dei grandi publisher liberi di agire autonomamente. Chiaro. Però il mercato non va in quella direzione. No, perché il costo di sviluppo di un videogioco non permette grandi tranquillità. Sono cambiati i tempi, esatto. Altrimenti non venderebbe Activision, o Kotick starebbe lì al suo posto. Però io vedo un bilanciamento da queste cose qui. Cioè, da una possibile fusione, o comunque acquisizione, scusate, io vedo un bilanciamento migliore. Cioè, quindi aspiri al duopolio? Non è che aspiro, io vorrei che ci fossero 5 produttori, milioni di publisher. Caso però, un tripolio, perché sì, sta anche Nintendo. Esatto. Sì, però Nintendo sempre me la gioco in un'altra, un altro mercato. Sì, però io personalmente... Sì, redditizia, però nel globale... conta relativamente da poco da questa, capisci? Roba qua, ragazzi, cioè sicuramente iperredditizia o roba del genere, non so a livello globale qua quanto sarà, non arriva. Secondo me il fatturato da videogiochi, secondo me Nintendo è sopra Microsoft come fatturato da videogiochi, secondo me Nintendo l'eventualità di un duopolio, io parlavo duopolio Microsoft e Sony, parli di duopolio, e secondo me Nintendo sta sopra Microsoft per il fatturato da videogiochi. Non ho gli ultimi dati, però secondo me forse potrebbero stare quasi sullo stesso videogiochi piano. Perché comunque Nintendo ha proprio la nicchia autospendente, però non sa mi ricordo i numeri del gioco, non lo so, vabbè, comunque secondo me un eventuale acquisizione sì, porterebbe a un miglior bilanciamento del mercato. Qual è invece la tua opinione, Pierpaolo? Questa è lui è no, secondo è lui l'acquisizione Activision Blizzard non andrebbe in queste condizioni, cioè no, quindi non peggiorerebbero, è proprio la domanda specifica, Serino, però perdonami, è proprio si alzerebbero i prezzi dei videogiochi, no, punto di domanda, sono già peggiorerebbe alzati la qualità dei prodotti. La terza qual era? L'innovazione. Ci sarebbe meno. Smetterebbe. Cesserebbe l'esistenza. Già da 10 anni. Non è colpa della fusione. Non è colpa della fusione. Allora, in realtà. Ci pensa il Piemonte. In realtà, per me è più sottile, nel senso che mentre i prezzi più alti, veramente io fatico a immaginarmi un futuro in cui, siccome Microsoft detiene Activision Blizzard, si possa permettere di alzare i prezzi del settore videogioco. Cioè, seppure si alzano solo i prezzi dei giochi Microsoft, per me è peggio per Microsoft. Non è che questa cosa va a detrimento del mercato intero. E ti aggiungo un altro elemento: di certo non è l'acquisizione che gli permette di alzare i prezzi, perché guardiamo Sony, che non è che ha fatto le acquisizioni, ma ha alzato il prezzo della console, ha alzato il prezzo dei videogiochi, grazie a un posizionamento di mercato, chiaramente. Infatti, è stata la prima a farlo perché è leader. Perché, esatto, per cui... Che questa cosa porti aumento del prezzo, boh, mi sembra un po' così. No, ma quello che è più importante, ricordiamoci che c'è sempre il Game Pass, quindi parlare però di aumento del prezzo però è sempre diverso, per cui dipende. È chiaro e indubbio che il Game Pass crescerà di prezzo. Sì. È ovvio, tutti i sistemi in abbonamento lo stanno facendo. Ma sale di prezzo, medio sale di prezzo per colpa di Activision Blizzard? Magari sale prima di prezzo grazie a Activision Blizzard, ma io non credo che se salti questa acquisizione Microsoft da qua a 5 anni comunque non tocca il prezzo del Game Pass. Sì, a me secondo me, ma sta cercando di rubare più tempo adesso, possibile. Esatto, adesso, no? Come ragazzi, ha fatto Disney Plus, ragazzi. Disney Plus è arrivata con un prezzo bassissimo, nell'arco di un anno già l'ha alzato, nell'arco di un anno l'ha rialzato. Non è che Sony quindi... è cattiva, a parte inverse, no, Microsoft avrebbe fatto la ovvio stessa identica cosa. Sono mosse di mercato. E Sony probabilmente quello... avrebbe aspettato. Sì, però è sbagliato. Bisogna stare attenti. È ovvio che anche Sony si sarebbe comportata nello stesso modo, ma quello è un comportamento razionale di un attore nel mercato. Ma loro non sono qui a decidere: ah, ma se lo faceva Sony, ah, se lo fa Microsoft. Sto parlando in generale. È importante che distinguiate le due cose. Non si pronuncia sulla strategia commerciale. No, è più buono uno e più cattivo quell'altro. No, ma poi non esiste uno più buono o più cattivo. Quello è il punto. La cosa che per me sono importante sono due cose. Allora, la prima è il discorso che si parla di abbassamento della qualità. Anche qui è talmente dipendente, cioè, come dire, l'acquisizione è talmente cruciale per Microsoft che un'idea secondo cui se Microsoft compra Activision Blizzard comincia a peggiorare la qualità di Call of Duty, cioè non riesca... loro parlano del mercato dei giochi in generale. No, loro parlano che questo porta a una diminuzione di qualità. Ma poi cazzo, sì, ma parlano del mercato generale, Call of Duty. Però attenzione, proprio del mercato generale ha ancora meno senso. No, perché questo però dovete prenderlo così. No, però dovete prenderlo in carattere generale. Allora, ribadisco, non che si abbassa qual Call è la motivazione? Se c'è il rischio che arrivi un monopolio, a quel punto il monopolista si sente in potere di abbassare la qualità, però, quindi abbassare i costi. Però dobbiamo vedere lo però allora devi guardare lo storico. Cioè, non puoi fare una previsione del futuro inventata. Questo devono fare. E non invece per me, perché l'assunto guarda lo storico. Guarda casi in cui non possono, FIFA, Pro Evolution Soccer, cioè quando uno cresce, diminuisce di qualità, FIFA scende, infatti, PES sale. Quando PES scende, magari fra 3 anni esce il Battlefield della vita fatto da Zampella e rompe il culo. Non sono la Commissione Europea. No, ti sto spiegando. Io sono d'accordo.
una sono domanda, d'accordo con voi, nel senso che il queste preoccupazioni che che pubblica la comunità europea, che comunica la comunità europea al riguardo, danno l'impressione che non ci siano gente competente. Esatto. Cioè, ed è giusto, per l'amor del cielo. Ma dove dici? Lì alla commissione? Sì. Beh, che, però non è che puoi avere una persona specifica per ogni campo che ti infatti viene. Infatti è l'impressione che questi dubbi emergano da un'incompetenza di fondo, sì, perché non hanno avuto il tempo sufficiente nei 20 giorni di studiare. E chiaramente non hanno preso una persona che gli potesse spiegare alcune cose. Fanno bene a passare in fase 2. Se dobbiamo esprimere la nostra opinione, mi sembra che siamo concordi, tutte queste obiezioni non sono nelle cose, esatto, cioè conoscendo il mercato dei videogiochi non è vero che mai sto acquistando Activision Blizzard, sicuramente una bella sballata dopo Zenimax mettiamolo in un altro modo, cioè probabilmente se Microsoft si fosse impegnata ad acquistare Sony o Nintendo, ecco, forse lì si può discutere, lì si creava uno squilibrio di una roba che va oggi Microsoft compra Activision Blizzard. Ripeto, che questo abbia ripercussioni sulla qualità del mercato, sui prezzi, mi sembra un po' troppo valore dato ad Activision Blizzard e a Microsoft. Però, che ricordiamo, ha cagato l'ultimo Call of Duty, ha fatto il record. Rosico io che pensa alle azioni dove sarebbero arrivati alle stelle. Senza, ma infatti oggi ne parlavo stamattina ne parlavo in pausa caffè, sono molto infastidito. Poi dopo con Jacopo vediamo anche lo stock. Stappavo champagne, cazzo. Per me, se non va in porto l'acquisizione, io sono abbastanza convinto che per me farà un rimbalzo verso l'alto, perché quando si esprimono il 23 marzo, il 31 si chiude l'anno fiscale, secondo me ad aprile con Diablo uscito, Call of Duty uscito, Warcraft uscito e Overwatch, secondo me fa proprio, e con 2 miliardi di e mezzo / 3 di che Microsoft gli deve dare, gli deve dare, perché se interrompe la responsabilità, cioè secondo me le azioni proprio schizzano di sperando che lo faccia cappelle a Blizzard, cioè Alessio che parla come un padrone e poi c'è la maglietta fuck DRM, sì, perché io sono un giovane ribelle che esprime il suo dissenso al sistema tramite stampe sulle magliette fatte da veramente come Luca Cordero di Montezemolo che si fa le canne, sì non lo so, comunque ritorniamo. Mi vendo al mio pubblico. Allora. Cerco sintonia. Allora. Infine, a questa fase dell'investigazione, la commissione ha preoccupazione che l'acquisto, questo è incredibile, possa ridurre la competizione sul mercato per quello che riguarda i sistemi operativi PC. Ma che vuol dire? Ascolta, in particolare la commissione è preoccupata che Microsoft possa ridurre la capacità di gestori rivali di sistemi operativi PC di competere con Windows, combinando i giochi Activision Blizzard e la distribuzione in cloud dentro Windows stesso, e questo potrebbe scoraggiare gli utenti a comprare PC non Windows, e questo è abbastanza delirante, cioè è abbastanza delirante. Ma come fai a dire, ma perché esistono sistemi operativi non Windows per i giocatori? Cioè, ma che è Ubuntu? Cioè, cos'è che Linux? Ma quanto sarà il mercato? Cioè, ma per me se esiste questo problema, esiste già. Dovevate già affrontarlo. L'idea che se Microsoft compra Activision Blizzard, attenzione, perché qui c'è il rischio di monopolio di Windows, perché mettono i giochi dentro Windows. E poi aspetta, per la del cielo, una buona raccomandazione della comunità europea o una buona proposta per il Mac, perché il Mac sta emergendo, questo bloccherebbe sicuramente, e sono certo che non avrà nessun problema Microsoft. Aspetta, Windows è in costante discesa nel mercato, non c'è il monopolio. ma che cazzo dici? Ma cerca su internet, non dire stronzate. Cerca! Fai quote di mercato Windows, sarà al 98%. Le sta perdendo PC, le sta perdendo a vantaggio di che cosa poi? Ma sì, Non ci mettere Android, ovviamente, non entrare. Ma di che parliamo? No, però volevo dire che, per esempio, questa è delirante. Sì, però questa cosa, per esempio, tornando a quelle possibili contrattazioni, negoziazioni e impegni da parte della società di non fare certe cose, sono certo che Microsoft non avrebbe nessun tipo di problema, dati anche i trascorsi con Internet Explorer su Windows, a dire non vi preoccupate, cioè non facciamo uscire il PC Windows con il Game Pass incluso e i giochi Activision Blizzard gratis. Apple OS ignorato. Vabbè, allora facciamo un momento di lettura della chat. Quando spicca la cazzata, spicca. Leggila, però allora, la condividi, non ridete. Dovreste guardare, basterebbe anche i costi, il sondaggio. Ma devi dire cosa scotenà, non si capisce. Sempre di prima sto dicendo, basterebbe il sondaggio di Steam su il
anzi sui sistemi, quelli che fa il Steam, che fa il sondaggio, esatto, sulle quote di mercato, la scheda, esatto, video più usata per giocare Windows, Monopoly, sta al 20%, forse al 10%, secondo 20%. Me vince il Mac, vince il Mac, poi c'è Ubuntu, Ubuntu dopo SteamOS, sì, che so che va fortissimo, OS2 DBM, no, OS2 DBM per correttezza statistica, certo, DRDOS ho studiato e tu no, vai. Non puoi andare su Steam, che è una piattaforma da gioco dove fanno un sondaggio, quindi ha dei videogiocatori PC e che quindi hanno per che forza, però è esattamente quello che dicono, perché la sua preoccupazione, no, è che siccome fanno i videogiochi, esatto, su Windows prende il monopolio, è la cosa più, no, ma parlando di video, no, ma sì, io sto parlando, sì, però non caso, puoi portare il, no, sondaggio di Steam, certo, perché è un riferimento dei videogiocatori su PC, e quindi è la cosa, è il massimo riferimento dei videogiochi, no, perché quello che devi fare il sondaggio su mio padre decide di utilizzare Windows perché ci sta Call of Duty, no, è mio padre, cioè mio zio Paolo, fermati, no, spiegami, però fermati, hai ragione, però tu spiegami perché noi non abbiamo, perfetto, capito, allora la tua dimostrazione, sì, che guardando il sondaggio di Steam la maggior parte siano Windows è come chiedere agli allevatori di galline se hanno le uova, cioè la questione, okay, Steam c'è dappertutto, cioè sia su Linux, c'è Linux, su macOS, quindi sì, sì. Cioè, no, sicuramente più diffuso di Steam Windows. Steam Deck e Linux, poi. Cioè, da capo faccio fatica. Steam Deck, faccio Linux. Ma non nessuno te sta a capire, però. Sì, però faccio fatica, ma nessuno te capisce. Faccio fatica. Prova a spiegarti meglio. Il 90% dei videogiochi girano solo su Windows, ok? Non tutti i giochi sono compatibili con Linux, macOS. Certo. Se tu fai un sondaggio, certo, su Steam ai tuoi utenti che comprano sistematicamente videogiochi, il 90% ti risponderà o PC Windows, punto. Perché? Perché altrimenti probabilmente non saresti lì. Non avrebbe nessun senso che ci fosse una sperequazione diversa, un bilanciamento diverso dell'utenza. Quindi se tu vuoi sapere di quante persone hanno un computer Windows, ma non è quello che parla la Commissione Europea, però. Parla la Commissione proprio legata al videogioco. L'acquisizione di Activision Blizzard porterebbe la Commissione videogioco e PC Windows. E infatti abbiamo detto quello, io parlo tutto che non esempio, ha senso. Ma infatti, esatto, dovrebbero fare quell'analisi. Però perché il non è che stanno Steam parlando. È importante. Steam è un valido riferimento, perché di tutto Steam sta su tutte le piattaforme. Ci hanno dato il market share. Chi è? 70... Il market share desktop è Windows 76%, e poi non ho fatto in tempo, Mac 14%, e c'era qualcosa ancora più basso. Totale, qui stiamo parlando. Nel caso in cui si parla di, cioè, io che uso macOS, siccome Activision Blizzard viene comprata da Microsoft e escono i giochi su PC Windows, allora mi compro il PC Windows con Windows? Assolutamente, infatti è, cioè, sembra, di chi stiamo parlando? È quello che stiamo dicendo, che non c'è grande senso in questa preoccupazione da parte loro. È veramente, questa roba è incredibile. Comunque, a parte questa cosa qua, per concludere dice... Dopodiché però aspetta. Proprio dai, se io mi metto nei panni dell'ignorante in materia. Che significa? Perché dicono sempre che significa conduct vis-à-vis, che ripetono sempre, una condotta vis-à-vis. Adesso ci guardiamo. Non lo so perché non ho letto la frase, voglio leggere il contesto. Il potenza economica. Il fatto, vabbè. Il fatto che, ma perché ma gli stavi zitto come proprio, cioè basta che gli fai un elemento piccolissimo di disturbo, perché non mi devi dire perché ho un flusso di pensieri complesso e richiede tutta la mia concentrazione. Vai, dicevi che se mi mettessi nei panni dell'ignorante, ok, sì, e arrivasse un altro sistema operativo in grado perfettamente di far giocare i giochi, sì, perché supportato dai publisher di videogiochi, sì, Microsoft, forte del Game Pass e dell'acquisizione di Zenimax, Activision Blizzard, sì, questo e quell'altro, proponga comunque all'interno del mercato dei sistemi operativi, stante che c'è già il problema perché che non c'è il mercato dei sistemi operativi, però se loro imponessero anche questa cosa, l'emergenza di un altro sistema operativo, ma non è il problema l'acquisizione di Activision Blizzard, per l'emergenza è già di un fatto nuovo nel 94. Sistema operativo, posso lo dire hanno che... già fatto nel 94, cioè... questo discorso, ma è quello che ho detto prima, però io sto tentando di mettermi in ho capito, però non è che la Commissione Europea ha preso uno che passeggiava là, si stava a mangiare gelato il panino con la ringa a Bruxelles, ha detto vuoi venire a fare l'analisi della statistica della cosa, no, cioè, però ripeto, ripeto, ma pensa se sono rimasti a guardare il cortocircuito proprio per capire bene le cose. No, ripeto, dal mio punto di vista, mettendomi in panni di una persona non estremamente competente o non estremamente informata, che è già ma che fa il discorso che oltretutto hai detto prima tu. Vado a vedere dei precedenti. Che cosa fece Windows con Internet Explorer? Che però un po' diverso. Che arrivammo a sbloccare. Che però, a parte che erano altri tempi, ed è sbagliato perché oggi, per esempio, Safari Edge sta dentro. Esatto, poi, tutto, quindi non è cambiato un cazzo. È bello lì che hanno fatto questa grande battaglia. Hanno fatto quella roba nel 90 e poi hanno smesso di fare queste battaglie, esatto, per rompere i monopoli. Io prendo Windows, c'ho Edge dentro, sì, che tra l'altro ormai è pure più che discreto. Sì, sì. Poi è finito? No, sto dicendo. Dacci un altro esempio sbagliato. No, ci vuole pazienza con voi, perché, certo, perché il problema è siamo come i bambini. Non puoi dire
Cioè, devi fare pace col cervello tu. Perché non puoi prima dire andatevi a vedere i precedenti, perché allora ti rispondono: ma sai, FIFA e PES sono non è un esempio bazzante. Io il precedente sono precedenti! No, perché precedenti. Sono elementi ci sono diversi. Mercati nuovi! No, come vai a avere dei precedenti di nel operativi. Sistema abbonamento di videogiochi? Sono non c'è! Diverse. Non c'era! Sono prima due cose diverse. Ti sto dicendo, non puoi esprimerti sul problema dei sistemi operativi PC, dove chiaramente il problema è assolutamente preesistente all'acquisto da parte di Microsoft di Activision Blizzard. Cioè, se oggi vuoi, se hai una Commissione Europea e vuoi indagare sullo stato dei sistemi operativi, cioè lo devi fare un anno fa. Attenzione, c'è un monopolio in ambito PC, esiste solo Windows. Non è che lo devi fare ora che c'è l'acquisizione. Cazzo, però se li comprano mi sa che c'è un monopolio. Cioè, lo vai a fare prima, un anno fa o due anni fa, dici. Cioè, problema sul sistema. Oggi è impossibile fare nuovi sistemi operativi. Lo dovresti fare prima, non oggi, perché oggi non c'ha nessun senso. Cioè, l'abbiamo oggi... già detta questa cosa, l'abbiamo detta. No, stai dicendo il fatto dei precedenti, mi stai ancora, dicendo. Ancora, prima abbiamo detto guardate che argomento. Il monopolio esiste era un già. Altro argomento. Parlavamo dicendo... di quello, no, parlavamo non di sistema operativo. No. Assolutamente, no, so il problema dei sistemi operativi nel gaming vabbè. È assolutamente già esistente. Andiamo l'abbiamo avanti. Già detto, è allora. Per finire, l'investigazione preliminare suggerisce che Microsoft potrebbe avere l'abilità, così come l'incentivo economico, per fare questo, per ingaggiarsi in questa condotta vis-à-vis contro i rivali. Di rivali diretti, boh, sa, non lo so, di sistemi operativi PC. La commissione ora farà questa investigazione più approfondita. È stata notificata la proposta di transazione, come ci diceva bene prima Arianna, è stata notificata il 30 settembre. Perché indichi a me? Perché ci parlavi te. E la commissione ora ha 90 giorni lavorativi. Arianna. 90 giorni lavorativi 90 giorni. Fino al 23 marzo 2023 per prendere una decisione. Decisione. Chiaramente questo è interessante. Il fatto che sia no, Jack, un po' più su, il fatto che sia stata aperta questa investigazione nel profondo, come diceva Podestà, non pregiudica l'esito dell'investigazione. Cioè non è il fatto che solo che sia aperta allora vuol dire che non si farà, semplicemente è parte integrante di questo processo. E poi ci saranno le informazioni su chi. Ma secondo voi se perdesse Call of Duty? No, quello che ne stavo parlando, non mi ricordo con chi di cioè, loro. Immagina una fanta politica. No, per me per esempio potrebbe essere una cosa sensata che dice, che tra l'altro secondo me ne parlavamo già io e te. Puoi agire ma solo se scorpori il brand Call of Duty e lo fai società a sé. Certo. Cioè, Call of Duty è una società a sé che gestisce il gioco, già Warzone, esatto. Call of Duty Mobile. Perdonami. Ed è una società terza, separata da tutto il resto. Paolo. In quel caso, allora dici la rendi indipendente da Microsoft e da attività d'acquisizione. Cioè, a quel punto dici perché comprare? Cioè, beh, perché fa comunque riferimento, aspetta, però come parte però, esterna. Però non è che ho detto, oh, c'ho un'idea, sai come potrebbe funzionare bene? Ho detto, quello che mi immagino, perché fare la scrittura per 10 anni non devi far uscire Call of Duty, devi far uscire Call of Duty da altre parte, secondo me ha valore zero. Perché in 3 anni Microsoft potrebbe tranquillamente fare Medal of Duty e Call of Duty muore. Per l'amor del cielo, non sono, quindi, non sono così sprovveduto. Come ha fatto Edge poi? Cioè, non sono così sprovveduto. Non sono così sprovveduti da non prevedere comportamenti opportunistici o che aggirino la cosa e verrebbero portati in tribunale. Posso immaginare che possa. Però questo vorrebbe dire scorporare Call of Duty da Activision Blizzard, prendere Activision Blizzard e sostanzialmente comprare una scatola allo stato attuale semivuota. Ma come fanno pure i cantanti, no? Che firmano per 5 album, poi gli sta sul cazzo l'etichetta e fanno un album e 4 bestseller. 4 the best. Però, capito? Però il c'è una cosa, non si verificherà questa cosa, perché non ha, secondo me commercialmente no, non perché se lo deve proporre, perché questa cosa prima lo sapevo, lo deve proporre Microsoft. Assolutamente, cioè, non è che quello è fighissimo, di loro, esatto, la proposta per cioè, loro diranno questo da parte di abbiamo Microsoft. Rilevato che problema. Gli chiederà secondo voi Sony che cosa può chiedere a Microsoft? Di non Sony non può chiedere non nulla. Può chiedere niente. No, beh, devono comunque arrivare no, a è Microsoft no, è la commissione Microsoft europea è la commissione. E basta. Ma Sony non può entrare Sony in questa cosa. Invece devono trovare no, un no, fra Microsoft e la Microsoft è la commissione europea. La cosa figa è che non è 100.000% non è la cosa che ha detto allora è che, ho capito male perché sì. La cosa figa è che non è la commissione allora, europea non è una novità quello ti voglio far capire è che non è che la cosa più figa è che non è che la commissione europea proporrà quello che ha detto no, lo deve proporre Microsoft per passare l'investigazione però quella proposta Microsoft secondo me deve passare anche no, da parte no, del... no, assolutamente solo no deve decidere la commissione assolutamente sì, non è che deve tranquillizzare i concorrenti okay. Deve tranquillizzare la commissione
C'è però... una cosa. Vai. Siccome questa cosa non si verificherà mai, perché non ha nessun senso che Microsoft compri Activision Blizzard senza Call of Duty, esiste, può esistere la possibilità che venga costretta a firmare, però fino a... cioè, non lo farà mai, per sempre non esiste. Zero, per sì, sempre esatto. Non esiste. Ma per 5-10 anni, in modo che da dare il tempo ai concorrenti di lavorare, esatto, per compensare. È credibile. Investendo, facendo il loro cazzo di lavoro. Possiamo mettere d'accordo con Electronic Arts per far Battlefield esclusivo. Esatto, cioè, esatto. Se lo possono sviluppare internamente, esatto. Piano Guerrilla invece di fare Killzone fanno dopodiché i comportamenti, diciamo, comportamenti opportunistici o addirittura dolosi verrebbero comunque perseguiti nelle serie apposite. Ma non so con se i tempi, farlo assolutamente, cioè, chiaramente se fai Medal of Duty e uno arriva a PlayStation e ti denuncia la Commissione Europea perché hai girato le regole. Tranquillamente non è complesso, però invece è molto più probabile che se per sbaglio, e io comunque ancora non lo credo, anche di fronte a queste obiezioni che chiaramente quando verranno approfondite verranno... è impossibile che si blocchi, esatto, la transazione, lo continuo ma a se dovesse accadere, pensa a una Microsoft con a quel punto 65 miliardi di soldi che aveva già allocato e con la bava alla bocca, si la prende rabbia, le esclusive temporali di tutto, fa la guerra proprio, mi divido con proprio dalla me Guarda, due mesi, tutto The Space, non lo vedrete mai suonare di merda. I DLC di Call of Duty, col cazzo. Cioè, ma perché consideri? Cioè, è vero, c'è la War Chest lì. Perché quelli sono già allocati. Ma sono con la guerra. Dopo gli esplode la guerra. Sono aziende. Cioè, non è che sono aziende. Le aziende sono fatte da esseri umani. Li vedi le cazzate. Ma hai visto, no? Nadella è figlio del diavolo. Ma dai, sarebbe guerra totale globale. Secondo me sarebbe un bel momento, una bella roba da vedere. Fai guerra con Nadella. Perché sarebbe guerra totale globale. Fai guerra con Nadella. Cioè, quindi secondo voi se salta questa cosa? No, scusa, seriamente. No, secondo voi salta questa cosa? Quei 60 miliardi li spendono. Però per il cazzo a Sony? Per fare il loro lavoro in un altro modo, il peggiore, che è andare ovunque a tappeto. Come un film di John Woo, con le colombe che volano. Secondo me è impossibile una roba del genere. Però già gli hanno già solo lì, gli hanno detto vai spendili, però non tornare finché non gli hai finiti. Il non tornare se non gli hai finiti. A me sembra una cazzata che si comporta in un modo del genere. Vedremo. Secondo me è molto più credibile per me. No, perché non ti rimane nulla, hai buttato dei soldi e non ti rimane nulla. Non è come compri Activision Blizzard. Fa la guerra commerciale che deve fare, la stessa che fa Sony oggi. È la stessa cosa che Sony compra. No, Sony, Bungie, Sony adesso perché c'ha il pepe al culo, ha comprato qualcosa. Fa Sony solo esclusive temporali. Ti toglie tutti i DLC. Soprattutto di Call of Duty. Call of Duty sono tipo 12 anni che i contenuti scaricabili per mesi escono prima per mesi su PlayStation. Guarda, ci sta Enma che dice che secondo lui se salta l'acquisizione licenziano Phil Spencer. Sì, sì. No. Ma viene qua, viene con noi. Secondo me c'è una tale condivisione di responsabilità, cioè una decisione, si sono messi a sedere, pensa, si cagavano sotto i due. Cioè, comunque 70 miliardi, ragazzi, sono un sacco di soldi. Anche con il reddito di Call of Duty, anche con i soldi di Activision, è un investimento decennale, cioè comunque è strategico per il futuro. Ma è un futuro che magari non vediamo neanche. Non è neanche decennale, è proprio un investimento economicamente, strutturale. Sono tantissimi, 70 miliardi, eppure tu li pagheresti in contanti. E quella è la cosa incredibile. Ma pensa quando ci sta quelle pensa quando ci sta il responsabile della contabilità e deve fare il bonifico. Pensa, fa questa riflessione. Con l'Iban, scusa, mi dici l'Iban che metto come causale? Acquisto. Cioè, guarda che è importante. Meccanismo 35. Pensa che gli arriva la pasta per quella doppia col controllo del codice. Metti il codice su PayPal, poi usa PayPal, no? No, non credo. Faranno qualcosa. Però è incredibile con quella roba. È bellissimo. Senti, lo sai cosa ci starebbero bene adesso? No. I dialoghi. I pausa e vocali. I vocali. Sicuro? Che non abbiamo annunciato. Sì. Satisfay. Ne sono arrivati. Con Satisfay. Ne sono arrivati. Quasi sì, diversi. Vai. Fai la sigla. Sono arrivati tantissimi. Veramente. Porca madò. Ma poi come fanno ad arrivare tanti se devono per forza passare per Telegram? Ma cosa ha detto? Ha ha ha.
Che cazzo è possibile? Ma tanto c'è il microfono chiuso, non è che si sente. No, ma infatti. No, che magari ti abitui a dirlo. No, che non mi fido mai di Jacopo. Perché ho visto, mi è capitato un paio di volte di leggere nei commenti. Ci lascia il microfono aperto ogni tanto di traverso. Che cazzo dici? Giuro, l'ho letto nei commenti su YouTube. E poi se poco poco tu fai un accenno. Attenzione. Allora. Aspettate, perché ce ne stanno veramente. Vai, intrattieni un po', Alessio. No, vai. Non c'è niente da intrattenere. Una cosa devi fare. Hai avuto 7 minuti di sigla. Facci vedere cosa sai fare. A parte che erano tipo 30 secondi di sigla. Facci vedere come balli. Che cos'era? Frankenstein Junior. Dan Darwin. È vero. È bravissimo. Ancora. È troppo poco, Alessio. Ma cosa stai facendo? Sono arrivati altri miliardi di messaggi mentre stavo arrivando, di vocali. Fagli vedere le dita palmate che c'hai ai piedi. Fagli vedere. Sono Phelps. Ok. Vado? Mi hanno però cacciato dalle Olimpiadi perché ero. Per la tuta in neoprene. Allora, vado? Aspetta, mo partiranno sicuramente in per due. Aspettate. Io, pianetani. Questo è il corto circuito. Dopo Pianesani che pacca, Pier che con le banane smandrappa, e c'è anche Serino che con Sonic accende un cerino. God of War capolavoro annunciato, per chi non l'ha diretto Jacopo. Alessio un coglione. Metrica, intonazione, tutto sbagliato. Le rime inesistenti. All'inizio sembrava Tupac, però poi no. Era solo un pack. Poi ti sei ricordato che era morto. Esatto. Ma per un attimo. Vado. Buonasera, sono la signora Annapurna e vorrei fare un saluto al. Ma come fai a sbagliare al secondo? Cioè, non riesco non a capire. Non si può, perché il primo ha un messaggio diverso rispetto al secondo. Signora Annapurna e vorrei fare un saluto al Captain Kisk. E chiedergli se per favore abbassa il volume quando ascolta la canzone del Gran Soleil, che io poi faccio fatica a sentire la puntata del Costume Società del TG2. Poi volevo dire ad Alessio che quando ero piccola c'era la Rivoluzione Francese, agente come Masca hanno trovato una cura permanente per il mal di testa, e magari con un po' di fortuna succederà anche a lui. Mamma mia, questo è cattivo. Vuole la decapitazione di Musk. Questa lei era chiaramente patologica. Patologica, dici? Sì, patologica, grave, grave. Vado? Grave. Possiamo chiamare un'ambulanza? Possiamo mandargli qualcuno? Non c'ho l'indirizzo. Però sì, se c'è un'ambulanza che ascolta Annapurna. Se c'è un 118 abita sopra a me, Annapurna. Allora la mandiamo. Annaffia sempre a mezzanotte. È una cosa con gli zoccoli. È insopportabile. Vado? Sì. Questo però non me lo fa sentire. Dopo nel. Ce n'è uno, non me lo fa sentire. L'avete mandato punto citata, ACI. Viene citata questa cosa del Soleil. Allora, non mi mandate i messaggi con ACI perché non c'ho l'iPhone. Chiedo a Jacopo di preparare anche un video compatibile con questa cosa del Gran Soleil. L'ho letto più volte, che ma non so di cosa dire. Un filmato compatibile. Di una canzone del Gran Soleil. Che cos'è il filmato compatibile, però, effettivamente? Filmato compatibile con l'argomento. Che non prende un filmato di cavalli, di sesso, fa di ispezione anale dei cavalli, capisci? Perché non si sa mai. Ah, quindi no, compatibile. Mostra. Che mostra? Che mostra Gran Soleil? No, compatibile, non si capisce. Compatibile con. Ma tu te ricordi il la sigla del Gran Soleil? No, appunto. Dai. Chiedo posso a Jacopo. Ricordate la sigla del Gran Soleil? Veramente, comunque. Mi è diventato stressante. Nessuno mi fa stare male. Sì, ma oggi dobbiamo anche finire prima, che abbiamo l'intervento. Mi fa male proprio l'intercostale, dei dolori intercostali. Kratos e Atreus 9-11. Il cammino dello Spartano timorato è minacciato da ogni parte dall'iniquità degli dei egoisti e dalla tirannia dei mostri malvagi. Finisce così, mi dispiace. Che vuoi dire? Che era Ezechiele, era una parodia di Pulp Fiction. Bravo, sei intelligente. Sì, bravissimo. Posso andare avanti? Vai. Ok. Che su Dota 2 c'è pieno di russi sempre, in ogni momento. Gioco nel server occidentale e c'è pieno di russi. Parlano in cirillico, scopano le loro cugine. Non si capisce un cazzo. Alessio, fai qualcosa. Lo farei, ma non frequento. Non aveva capito il gioco. Perché 82? Cos'è che non ho capito nemmeno? Dota 2. 82. Lui è il campione del mondo. Sì, numero uno. Lui è veramente campione del mondo. Numero uno. Vado. Ragazzo, uccidere un dio ha conseguenze. Quello di prima? Sì. No. La conseguenza è che ci troviamo di fronte a un titolo pazzesco. Confermo che su PS5, su un TV 4K grazie al VRR, gira tra i 60 e i 120 fps in modalità grafica. Perché tra? E 85-87 fps in modalità prestazione. Ma che cazzo se ne frega? Non lo so. È incredibile che tutto ciò giri su PS4.
Ma chi è questo? Ma non lo so, non lo so. Però era Jim Ryan. Ma perché c'è anche la sigla finale? Questo no, questa è partita un'altra roba. Vado avanti, questa è triste. So. Bannatelo. Buonasera ragazzi del cortocircuito. Volevo chiedervi, secondo voi, per un nuovo capitolo futuro di God of War, o magari uno spin-off, perché no, come motion capture per quanto riguarda Atreus, non si potrebbe utilizzare Pianesani? Mi sembra che comunque ci somiglino abbastanza, o no? Come la vedete? Effettivamente come altezza, secondo me tu ci staresti. Perché secondo te Atreus a 14 anni è 1,71? A parte tu non sei 1,71. Partiamo dal presupposto che la mia carta d'identità certifica che sono 1,71. A parte che la carta d'identità, la dichiarazione dell'altezza, la decidi a voce. Non puoi dire sempre questa cosa. Mi misurano, mi hanno messo la cosina nella segni particolari. Che cosa? Scusami, pene enorme. Scusami, gran battacchio. Gran battacchio. No, scusa, ma tu quando hai fatto la carta d'identità ti è venuto a misurare qualcosa? Sì, con la cosina. Mi hanno chiesto quelle che arrivano qua. Il colore degli occhi mi hanno chiesto, non hanno guardato. Ma quello è dal pediatra che ti misurano con la cosa sopra. Non sono andato dal pediatra. Ti hanno dato la gammella alla fine. Non esiste un comune dove mettere la carta di identità e ti mettono la bilancia col peso anche. All'anagrafe. Ti hanno anche spostato col peso? No, era così. Anche mia figlia di 6 anni andava dal pediatra. Ma che ti hanno messo pure il dito al culo? La leggenda. Non era l'anagrafe. Era l'anagrafe. L'anagrafe. No, dai, veramente. Tu hai detto che se la fai. Fammi come è successo. Dai, facciamo vedere. Tu entri. Buongiorno. Bravo. Altezza. Faccio il dipendente. Vai, guarda. Altezza. Buongiorno. Altezza. Che cosa vuole fare? Altezza, cosa vuole fare? Altezza. Cosa vuole fare? Altezza. No, dai, non facciamo. Devo fare la carta d'identità. No, è troppo lunga. È troppo lunga. Troppo lunga. No. Troppo lunga. Chiamo il pediatra. Da che pediatra va? La domanda era Atreus è 1,71? No, credo che sia 1,65, come te. Lo sai come hai fatto a stabilirlo. Perché quanto è alto Kratos? Quel giorno era l'anagrafe quando gli mettevano lì sopra, allora la sua altezza. Vai avanti, va. Vado avanti. Vado. Allora. Il piano verso. Valera, mi ricordo non più. Insistete che poi se ne va. Buonasera ragazzi del cortocircuito. Volevo chiedere... Scusate. Ciao amici del cortocircuito. Troppo oggi lungo, amico mio, sei 39 secondi, il limite è 20. Magari dice una cosa. Saluto tutti gli amici del cortocircuito. Sentilo, poi lo tagliamo. Ciao, amici. Voilà. Quindi vi chiedo di chiudere gli occhi e di pensare al posto, o alla persona, o al luogo, o alla cosa che no, buttalo via, molto morto. Cioè, ha usato 5 parole. Eri già in trance. Manda un messaggio a Serino con la cura. Un saluto a tutti gli amici del cortocircuito. Volevo dirvi che ho un contenuto del signor Pianesani che insulta e augura mali incurabili ad alcuni miei amici risalenti al fanfest di quest'estate. Proprio tipico. E voglio ancora ringraziarlo perché lo ascolto tutte le notti prima di andare a dormire. È schifo, Alessio, fai vomitare. Chiaramente ciao a tutti, ragazzi. La mia voce come hanno fatto con Val Kilmer, quello che abbiamo raccontato ieri. Digitalmente gli hanno ricostruito la voce. Probabile. È gente che fa deepfake con la mia voce. Vado. Capita sempre, l'usano. Ciao per, a tutti per ragazzi. Allora, io vorrei prendere le difese di Serino in quanto è stato chiamato ignorante da Mister Pianesani per non sapere il significato di lustro. Però io vorrei ben ricordare a tutti che nelle live di A Pranzo col Salottino Pianesani utilizzava sempre, dico sempre, il termine fragrante per indicare la consistenza della pizza. Ma ti ricordo, caro Pianesani, che fragrante significa profumato. Porca miseria, che smacco! Che smacco! Scusami, la voglio certificare, cioè non esiste una fragranza, una fragranza... profumo? Cazzo, esatto, che smacco violento questo! Cioè la fragranza del pane giustamente è il profumo del pane. Porca troia, questa... Alla fine te l'hanno messo di dal culo, Questa... Alla fine te l'hanno messo... Questa è incredibile, eh? Va, ce ne stanno ancora tanti, Alessio, non puoi andare. Questo è un grande smacco, vado? No, metti, non senti, Alessio, dai. Ciao a tutti, Carlettuzzo da Crotone. Dai, che c'è Carletto da Crotone, vai. Ah, Carlettuzzo. Vai. Ciao a tutti, Carlettuzzo da Crotone. Volevo chiedere ad Alessio se anche oggi ha le palle di fuori o ha i pantaloni tutti interi. Grazie. No, ma lui i pantaloni ce li ha tutti rotti, però fatemoceli eleganti. Mi è caduto l'auricolare, ripeti. Si è, cioè, hanno chiesto se hai le palle di fuori o hai il pantalone intero oggi. No, il pantalone intero. Hai il pantalone intero, confermiamo. Vado. Buon pomeriggio a tutti gli amici del cortocircuito. Non so se si può sentire, ma io sono sotto la doccia e vi sento, vi ascolto. Sono un pazzo, ma soprattutto sono
la donna che, la signora che dice: senti giovane, quanto stanno adesso le banane? E quindi adesso, visto che sono sotto, sotto l'acqua, vorrei capire: e quanto costa adesso l'acqua per lavarsi e per usare per i sanitari e per lavare i piatti? Ciao a tutti. È molto interessante questa cosa. Ma un grande trasformista. Io lo trovo veramente bravo nel lavoro di imitazione, comunque di... Non stai imitando, cambia la voce. Camuffamento, no, ma non era sempre lui, era lui? Sì, sì, era sempre lui. Molto bravo, molto bravo. Però devo dire che fa la doccia, ma con un rigolo da... Fai proprio che sgocciola, pure a me è fastidiosissimo, non mi potrei mai fare una doccia così che sgocciola. Vado. Vabbè, come fai? Cortocircuito mi intrattiene, lo sai perché? Perché ci siete voi. Senza di voi il cortocircuito non vale proprio un cazzo. Però Alessio, dovresti essere meno permaloso. Ciao. Molto bravo però, ma non c'era... suonava lui, l'avete registrato. Sinceramente bellissimo. Io credo che fosse su lui a suonare. Ma no, ma che dici? Ma che sta nel Selvaggio West? Allora, brutta brutta testa di cazzo. Nel saloon. Che mandi questi messaggi meravigliosi. Ti puoi riprendere mentre canti e suoni? Era sempre Davidino, era. Era lui, vado, Davidino, cioè ci ti manda un video, altrimenti era stronzata, cioè chiaramente. Vado, l'ultimo. Ciao ragazzi, cosa ne pensate del rumor che gli 11.000 dipendenti licenziati da Meta poi vengano assunti nel reparto di tecnologia di compressione del metaverso del Piemonte? Giustamente ci sono i super e i vari incorporati, giustamente. Questo è molto bello. E il pubblico in Italia sappiamo che è un settore che prende sempre eccellenze. Sempre grandi eccellenze. No, ne sono ultimi due che mi sono appena arrivati. Vai, aspetta, anzi l'ultimo, vai. L'ultimo, questo è l'ultimo. Comunque... posso dire una cosa? Una piccola critica al cortocircuito. No, giovedì scorso non mi sono presentato al lavoro. Sti cazzi. Semplicemente ho detto al mio capo che credevo fosse festa. E sono stato licenziato. Non è possibile. Strana sta effetto. Secondo me sei un coglione. Perché, l'ha detto perché l'ha detto sbagliato. Io personalmente l'ho detto a uno dei soci della mia azienda, ne ha preso atto, esatto. E sono ancora qui a lavorare. Perché dipende come lo dici. Anzi, ho pure chiesto scusa. Esatto. Scusa se ti ho disturbato perché c'è festa. Ogni giorno mi devi dire, mi devi mandare un messaggio. Guarda che oggi è un giorno in cui si lavora. Esatto. Oggi no, oggi no. Ho chiesto scusa perché ti ho detto scusa se ti ho disturbato in un giorno di festa. Esatto. Però era molto interessante quel commento sugli 11.000 dipendenti Facebook. Che mandati a casa. Che però non ne parleremo. Certo, in questo momento eravamo brincato. Abbiamo 15 25 minuti. 25 minuti. Ma faremo prima, ragazzi, perché dobbiamo lasciare la linea a Portobello. 40? Vabbè. 40, 45, ragazi, ma qual è il problema? Però, che scusami, c'avete? Che c'avete da fate, Jacopo? Era uno degli che argomenti. Da fate, Jacopo? Questo era uno degli argomenti che avevi indicato. Sì. Che c'avete da fare? Fermo. Però io No, scusami, che devi fare, Jacopo? Mutato. Eh? Mi avete mutato? Non, non nessuno ti ha mutato, mutato. Ma nessuno ti vuole sentire. Ma che devi fare alle 17.40, Jack? Me l'hai detto tu che alle 17.40 finisce. Sì, ma ho capito, però lo metti in un'urgenza come ma se si trasforma. Sempre... C'ha l'ansia, c'ha l'ansia. Ma anche a me mi ha mandato i messaggi. Ma sei sicuro che vuoi fare l'off? C'è guarda che le 45 off, chiedo... esatto. No, non c'è, può anche non come essere. Non c'è, no, possiamo c'è ma... importante. Possiamo ma... No, no, tanto non lo farò mai più. L'ho già detto. Allora è giusto. Oh, no, perché oggi avevo trovato un modo per farlo ancora più in economia. Ma probabilmente toglierò anche quello. Perché ho scoperto che il cortocircuito a quest'ora interrompe la mia pennica pomeridiana. Mentre prima lo facevamo alle 18, mi pare, o alle 18. Che ora era? No, finiva alle 18. No, prima alle 17. In realtà io alle 16 ancora dormo, perché dopo che ho mangiato, dopo che mi sono svegliato, ho fatto colazione, ho guardato la posta e torno, faccio la pennica. Ma la posta è quella vera, cioè apri i fogli nella, cioè, nella mia scrivania con la col fermacarte, col tagliacarte, apri, guardi, rispondo questa lettera col calamaio. Esatto. Questa lettera è molto interessante, esatto. Grazie. E dopo torno a letto e questa cosa qua, infatti sono arrivato al pelo al secondo, perché mi sono svegliato, sì. E con l'ansia. Con Facebook. Qual era il legame con Meta? Con i licenziati, che c'entra? No, non c'entrava con quello, c'entrava col fatto del 17.40. Cioè, tu hai chiesto 17... che cosa avete da fare. Che devi fare? E io ho detto... Già l'orario del cortocircuito, a proposito di orari di ansia, roba del genere, ha compromesso la mia competenza. E che devi fare quindi alle 17.40?
Giuro, ma tu hai capito? No, no, scusami. Beh, però sono solo che arrivano le stelle. Ho capito che allora, col fatto basta, che iniziamo basta, un'ora basta, prima, basta, non riesci a dormire. Basta. Ma quindi che c'entra basta, col fatto basta, che finiamo? Basta. Veramente comincio a pensare di avere dei problemi o di... Sei troppo superiore. Di essere passato, esatto. Di essere passato in una dimensione. Sei troppo superiore. Come Jacopo, siete voi due limitless. No. Jacopo e te. Lui che usa il 25% del cervello. E te che... È come i tuoi compagni dell'asilo, no? Poi c'è un percorso perché di vita. Lui, perché non siamo andati all'asilo. Ma è surreale! Come? Hai indicato per lui! È come? Stavo dicendo, siamo come? Bisogna parlare bene con voi. Sì. Avete dei problemi. Non siamo andati all'asilo, scusa. Allora, non riesco a immaginarlo. Prova, se non l'ho fatto. Prova ad astrarre. Come se i compagni dell'asilo, che crescendo si prendono percorsi diversi, sì, certi evolvono, studiano, vanno all'università, fanno carriera, certo, certi rimangono a fare piccoli lavori umili, c'è chi muore, c'è chi rimane sotto un ponte, c'è chi rinasce. Io ho questa percezione, avendo lavorato con voi al cortocircuito, che tu hai messo un altro percorso di successo, di evoluzione, di competenza, e quindi di intelligenza. Sei all'asilo da solo. E voi invece siete rimasti indietro nel vostro caso, non capite, non capite nulla. Vabbè, quindi che succede? Noi siamo, tu sei infastidito? No, è facile, cioè, noi viviamo benissimo, ce ne stai facendo una colpa. Esatto, no, assolutamente sì, sì, è che te la vivi male, sei tu che sei da solo, non è che la soffro, perché tu stai veramente in questo... Cioè, purtroppo siamo diventati compatibili, io devo fare un'altra trasmissione con altre menti, altre persone, tipo Zichichi. No, Zichichi non mi piace. Franco Di Mare. Non si è parlato d'altro sti giorni. Non so chi sei tu, giornalista. Quello che fai, dai, è famosissimo il giornalista, il stato capo pure, di credo pure il direttore della Rai, secondo me, no, è stato di Rai 2 o Rai di Rai 3. Rai 3. Allora lo sai, sto collegando. Eccolo Franco Di Mare, che fai, non conosci Franco Di Mare? Ma scusami, ma lui non porta un contenuto sensato a dargli dei soldi, hai detto una cazzata e ha messo la foto instant, è incredibile, ma ti rendi conto che è surreale? È un circo malato. Io sto male a fare questa guarda, cosa. Questa roba è incredibile. Sto male a fare questa cosa. L'altra volta con che era Baton Cristoforo Colombo. E adesso. Beh, non è vero, non è vero. È incredibile, incredibile. Quello che serve 2 ore. Esatto, poi quello lì, esatto, è incredibile. Senti, allora. Parliamo di beta, questo è importante, senti questa roba qui, cosa è successo? Questa mattina è arrivata una lettera da parte di Mark Zuckerberg che confermava un'indiscrezione che andava avanti da tanti giorni ormai, ovvero un licenziamento sostenuto e importante di Meta, di dipendenti di Meta. Chissà se domani li riassume come cosa, non come credo, magari li assume Elon Musk magari. Cosa è successo? Questa mattina è arrivata una lettera, è trapelata, insomma, questa lettera che Mark Zuckerberg ha scritto ufficialmente. Forse ti abbiamo mandato un altro link che è migliore. È bella foto. Yak, no? Ti abbiamo mandato un altro link, possiamo. Chi è l'autore del pezzo? Non l'ho letto. Comunque, no, chi è l'autore? Perché questa non l'ho letto. È una scelta politica. Certo, questa di mettere quella foto. Il grande taglio. È la foto ufficiale, non è che l'ha scattata. Non è la foto ufficiale. Queste sono le foto che faceva vedere Emilio Fede di Bersani. No, ma non è una foto sono ufficiale. Sono le foto di Emilio Fede di Bersani. Dai. Sì, ma la foto che c'è, però. Vediamo, c'è chiaramente. È fare politica, non è fare giornalismo. Mettere quella. Cioè, il rettiliano. Esatto. Allora, cosa è successo? Questa cosa è molto interessante. Ha scritto questa lettera ai suoi dipendenti, una lettera molto stringata, molto diretta, dove fondamentalmente ciao, dice: è colpa mia. No, mi assumo totalmente la responsabilità per una serie di scelte che ho fatto e sono quindi costretto a licenziare 11.000 dipendenti, il 13% della forza lavoro di Meta. Possiamo perché... vedere le azioni, per cortesia? Sono molto curioso. Un secondo solo, Jack. Quello che è interessante della... Ecco, grazie. Cosa ha portato come motivazione Mark Zuckerberg? Ha detto fondamentalmente che gli investimenti monster che ci sono stati nel periodo della pandemia lo hanno portato a credere, come lui, diversi altri capi d'azienda, che... Tipo te. Tipo me, esattamente, che... Questa cosa avrebbe, diciamo, si sarebbe capitalizzata in qualche modo. Non capitalizzata, si sarebbero mantenuti. Avrebbero capitalizzato il guadagno, cioè no, di attenzione si superiore. Si sarebbe mantenuto quell'investimento. Capitalizzare quando lo monetizzi. No, capitalizzare vuol dire che tu lo metti negli asset, capitalizzare. Non è sì, reddito. Ma non quindi era solo quello. Che quell'euforia di quel momento che si abbiamo vissuto anche noi. Si sarebbe mantenuto nel tempo. Capitalizzato. Secondo me è sbagliato il termine, però va bene. Fragranza. Si sarebbe mantenuto fragrante. Si sarebbe mantenuto nel tempo. In realtà non solo si è ritornati in questo anno agli investimenti pre
pandemia. Stiamo tutti vivendo. Ma in più c'è anche una recessione spaventosa di mercato. Ricordiamo il Nasdaq che continua a perdere da mesi e mesi. Insomma, siamo in una fase recessiva. E quindi cosa ha detto? Fondamentalmente i conti non quadrano più. Tutte le nostre previsioni di introiti legate alla pubblicità e tutto il resto si sono interrotti, sono ridiminuiti in modo incredibile. Sono costretto a fare una ristrutturazione completa. E perché? Perché il nostro obiettivo adesso è focalizzarsi, grazie Jacopo, sui punti di forza di Meta, ovvero metaverso, la pubblicità, le piattaforme di business, il metaverso. Tutto il resto è un buco nero e per questo motivo licenziamo il 13% della forza lavoro. Che non sarebbe c'è il resto? Stata... Che cos'è? Metaverso considerato un buco nero, attenzione. No, ripeti. No. No, i suoi punti di forza, pubblicità, piattaforme e metaverso, Jacopo. Però, ah, sì, considerato sì. Beh, si sa perché è una perdita costante perché il metaverso. Adesso stanno naturalmente in perdita di investimento, esattamente. È un po' scritta... Ha scritto un po' a cazzo di cane, sì, confermiamo. Però il discorso qual è? È il primo che si disorienta, lo vedi? Esatto. È Jacopo esatto. Che dice, non capivo più cosa c'era scritto. Ma sì, è buono, è male. È male, è buono, è buono. Sono interessanti due cose. Uno, chiaramente, quando parliamo di 11.000 dipendenti licenziati, ricordiamo, parliamo di tutta Meta. Meta, ricordiamo che ha Instagram, WhatsApp, oltre che Facebook, quindi non è solo Facebook. Non c'è una... No, rilascia, rimetti dove stavi. Non c'è purtroppo una specifica dei dipartimenti coinvolti, cioè se è un taglio orizzontale su tutti i dipartimenti, se è un taglio verticale che ha toccato solo determinati dipartimenti. La cosa interessante è... diciamo il TFR, che non si chiama TFR, diciamo questo trattamento di fine rapporto. Aspetta, comunque, prima di passare a questa seconda cosa, cioè, ti chiedo perché mi incuriosisce, quali sono gli altri ambiti in cui opera Meta, a parte il metaverso, la pubblicità e quindi per Facebook. Estensione social. Aspetta, la pubblicità è Facebook, esatto, per estensione consideriamo i social perché vivono la pubblicità, gli magari l'hardware, era la produzione degli Oculus, degli ex Oculus, non li metti nel metaverso? Non so che dirti, infatti non ci sono delle specifiche, è difficile capire cos'è il residuale. Lo so, una mail molto quella che lui ha mandato, una mail magari spiegata. È il controllo delle fake news, non lo possiamo sapere, cadiamo ancora la merda. Beh, come ha fatto Twitter, stavo per dire cancellare, licenziare tutti quelli che gestivano il controllo etico e di moderazione. Sarebbe molto molto interessante tentare di capire questi tagli, dove effettivamente vanno. Secondo le sue informazioni, il licenziamento è orizzontale. Quindi tocca a tutti i dipartimenti. Hanno alleggerito tutti i dipartimenti. Secondo Scolta, che non sappiamo chi sia. Esatto, potrebbe essere una stronzata. Magari Zuckerberg. Allora, la cosa interessante è il trattamento di fine rapporto. Voglio un commento da parte tua. Sono praticamente ti licenzia Meta e ti dà 16 settimane di stipendio, quindi 4 mesi di stipendio più 2 settimane per ogni anno di servizio. Welcome to America. Esatto, com'è secondo te questa cosa qui? Americana. come la vuoi mettere? Beh, ti dico, probabilmente è un pacchetto di accompagnamento all'uscita dal lavoro, anche abbastanza rispettabile, tanto che ci ha tenuto a comunicarlo. Lo ha specificato. Se non l'avrebbe mai detto. Perché generalmente te mandano con le pive nel sacco e un vaffanculo. Come in America. Esiste in America questa possibilità, ovviamente ci sono delle resistenze, ci sono delle battaglie, ma in Italia poi che cosa c'è? Il TFR che viene accumulato, sì. Più TFR è una mensilità, l'anno, esatto, che quindi è nettamente superiore. Sì, perché noi gli ho dato almeno 4 mesi, quindi anche se è rientrato a gennaio è comunque 4 mesi di stipendio, sì. Più 2 settimane per ogni, sì, anno. In Italia è impossibile fare una roba del genere, l'Italia, Fiat. Sì, esatto, in Italia lo dico da, sapete, sono liberista, capitalista, convinto, roba del genere. Secondo me la leva si è spostata anche troppo sulla ipertutela del lavoratore a carico dell'azienda. Quando in realtà andrebbe spostato come un avviamento a carico dello Stato, che ovviamente lo Stato però siamo noi sempre, però è a carico dello Stato che in maniera efficiente ti riaccompagna e ti reintroduce nel mondo del lavoro. Ma però è fantascienza tutto questo. In realtà sono tutti i soldi buttati nel vaso. Questa roba qui, cioè, a livello che quando mi licenziate ne voglio un botto, Cioè, ma ne voglio alla caterva! Tutto questo che stiamo pensando di uccidere. esatto. L'incidente. Non è ancora stato detto. Non è, non, esatto. Controlla sempre i freni. Non c'è la legittima. Sono già due volte. Come funziona? La macchina. Cioè, se muoio non prendo il TFR? Sei morto. Poi facciamo, no, ma dico, non lo prenda chi? Non lo prendono i miei eredi. Non lo prendi lei. Chi lo prendi? Eredi? Non c'è nessuno. Purtroppo gli eredi, sai, ho scoperto. Ma mio fratello, sai, a pranzo l'altro giorno mi ha detto che sei tuo figlio? No, mi ha detto sono tuo figlio. Mio fratello mi ha detto sono tuo figlio. Hai una macchia sotto la macchina. Una macchia di liquido sotto la macchina, probabilmente era il tuo sperma? No. Ma perché non mi fai dire una cosa? Hai ragione, ti chiedo scusa.
ha visto questa vacca e fa, ha detto: io non vedo l'ora che muori, perché nel momento tuo fratello? Sì, fa, vai, beh, prendi la macchina e torna a casa, non vedo l'ora che muori, perché così eredito tutti i tuoi soldi. E ho scoperto, ah, e sì, non certo, c'è verso, orizzontale. Non è solo orizzontale, è anche mia madre, sì, e è mio vero. Fratello, sì, ma è folle, sì, io non ho eredi, sì, io li voglio portare nella tomba o sputtanarmeli, è ingiusto, è una roba tutta italiana, fa schifo, ma perché devono tornare indietro? Sai che in Italia non puoi dire che lasci i soldi, no, al gatto? C'è la legittima, non puoi, c'è la legittima. Non puoi. Solamente il 15% o il 30%. È una cosa schifosa. È folle, cioè, scusate, ma posso tremenda. Disporre come cazzo voglio, dopo che ho mantenuto anche mio figlio a 30 anni, ho preso la mia, sì, fatto vedere. Mi pagare una prostituta. Ma vaffanculo! Esatto. Però non c'è 30 con TFR, però questa cosa. No, però dicevo, se sono morto. Se muori non c'è TFR. No, lo dovrete erogare. No, no. A chi? No. A chi? Sulla, non c'è il trasporto. A sulla, me. Non a c'è me. Il trasporto sul trattamento di fine rapporto. Cioè, non viene erogato nei miei soldi, poi i miei soldi. Solo la pensione. Se abbiamo un avvocato testamentario o roba del genere. No! Ragazzi, ho controllato, ho parlato con un avvocato. Non esiste. Mia madre e mio fratello hanno la legittima. Sì, è così, non esiste nessun testamento. È assurdo che vada, cioè, lui su può roba fare qua. Un testamento dal notario in cui per lasciare una parte gatto, della roba. E poi il fratello e la madre possono tranquillamente impugnarlo. Ma nessun notaio ti prenderebbe, esatto, mai. Comunque, sai cosa ti voglio comprare? Solo se, esatto, come dice Talmor, solo se il tuo TFR è in un fondo pensione. Certo, allora c'è la trasmissione. Sì. Ma il TFR è classico. Scompare? Sì. Cioè, rimane all'azienda? Quindi. Sì. Cioè, anche Pozzi e te guadagnerai dei soldi sulla mia morte. Quindi, ma non è una condanna. Il nostro obiettivo è ucciderti. No, devo spendere tutto. Devo spendere. Io già sono pronto per la macchina nuova appena ti ammazziamo. Cioè, sta già lì. Io già sono andato in Volkswagen e ho detto: oh, filmo, guarda, questa, quando crepa Alessio, fa, macchina nuova. E lo chiamo ogni tanto. Ma sì, l'ho visto tossire. Esatto. Senti, ma mentre aspettiamo che muoia. Scusami, tuo fratello mi ha chiamato. C'è una macchina sotto, c'è una macchina sotto la macchina d'Alessio. Che fai? Vai dal concessionario. Non ci va anche tu. Ci va. Comunque, lui si compra la barca, muoia, la barca. Dovremmo comprargli un succhia saliva, quelli là che ti mettono la testa. Cioè, il concessionario. Perché sto sputacchiando un po'. Il succhia saliva del dentista. Sto sputacchiando un po'. Perché devo urlare per farmi sentire. Ho capito, oggi mi sembra di essere tipo a Lucca Comics. Oggi è incredibile. Perché hai preso? Oggi è incredibile. Oggi, però, per oggi particolare. Che pastiglie hai preso? Perché sono storto, non lo so. Cioè, oggi è veramente tanto. Glielo posso, cioè, c'è dovuto essere proprio scatarrato. No, pure l'altra volta mi ha fatto quello sputo. Ti ricordi che gliela metti proprio il fiotto? Poi è denso. Ma che fiotto? È denso. Voglio vedere le clip. È denso. Vai, le azioni di Meta, Jacopo. Più 7%. Più 7%. Ah no, ci dice il TFR, l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte ai familiari del lavoratore deceduto, più precisamente coniuge, figli, conviventi a carico del lavoratore, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo. Guarda, per quanto mi faccia schifo quello che dici nel merito, Lollo Picci, mi piace che un avvocato si sia... Grazie mille all'avvocato. Per dimostrare per l'ennesima volta che sono due imbecilli fermi all'asilo sotto un ponte. Io non so nulla. Però è facoltativo. Quindi il TFR sono soldi che l'azienda accantona, questo è verissimo. Cosa è facoltativo? Se una persona muore, l'erede più diretto può richiedere l'erogazione. E tuo fratello non è automatico. Non lo farà. Non è automatico. Non lo farà. Ma va là che la barca vuole le vele nuove per la barca. Metti 5 giorni yak. 5 giorni metti yak. Guardate che sveglia da quando ha detto licenziamo 11.000 dipendenti. Esatto. Bello, bello, bello. Commenti questa roba capitalista violentissima. Sono gente a casa, le azioni schizzano. Sono felice e non è un caso. Parlavo con una persona di cui non posso fare il nome. Addirittura? Sì. Beh, il cognome? Che cognome? Mi ha chiesto un imprenditore, un parente, un giornalista, un commercialista. Una persona molto influente. Una donna. Tipo Power? Power. Pierpaolo. Sabaku? Pierpaolo? Sabaku. Non lo posso dire, ok? Non lo posso dire. Mi chiedeva informazioni riguardo alle azioni di Facebook. E Meta. Di Meta. Preoccupato per l'andamento. Perché, cioè, se tu guardi nell'anno. Sì. No, vai di più. Ma tutte, pure vai, Amazon. Ha fatto tutte. Meno 70%. Sì, adesso non so bene quando le abbia comprate lui. Ma mi diceva, insomma, che stava sostenendo delle perdite. Perché comunque il calo è stato. È? Non è stato continuo. E, salvo sottile. E gli ho detto TL perché arriveranno buone notizie. Mamma mia. E già è lui oggi l'ha già scritto? Non lo so, dopo controllo il telefono. Magari mi ha schizzato spermatozoi. Era Bill Gates. È incredibile. Ma è successo ieri. Veramente. Gli ho detto TL perché le buone notizie arriveranno. TL. Ma è bello che la risposta è quella comunque, TL. Come la TL. TL. Non poteva essere la regina Elisabetta, ragazzi, perché è morta, quindi non ci può essere. Va bene, quindi... Chi è che ha preso il TFR della regina Elisabetta? Non c'era il TFR della regina Elisabetta. Ma puoi rispondere nel merito a una stronzata? Andiamo! Allora, chiudiamo col cof? Vai, sì! No, non c'è nessun cof. Il cof no, schifo. C'è. No, c'è solo no, c'è la sigla. Perché io ho letto dei gran bei messaggi non per il corto light. Non ci sono bei messaggi. Il corto light. Dopo lo riguardiamo. Corto light, la corto light, guarda qua. Però, Siri, io l'ho presa...
A parte che non ci sono stati messaggi positivi, ve lo anticipo già. Non è vero. Nessuno vuole il corto live. Non ci sono. Ha detto il vecchio. Sigla. Me ne ricordo uno che ha detto il vecchio rompe il cazzo. Ma con la musica? C'era la musica, ma l'ha cancellata. Il vecchio rompe il cazzo anche quando non c'è. Ma veramente? Beh, Jacopo, lo fai apposta? No, dimmi se lo fai apposta. Perché non gli hai detto Franco Di Mare? Guardalo, si sente. Cioè, ma mi rovina, rovina qualsiasi cosa. È bellissimo, guarda che la composizione è bellissima. Lo so, è stato un grande lavoro, però nelle mie idee era bellissimo. Dovevano essere tutti i livelli, quindi doveva venire in parallasse tutto quanto. Poi ho detto bellissima. Ma sai cosa, ma vaffanculo. Comunque vai. Tanti commenti positivi ho letto. Comunque, yeah, no, non ce n'erano tanti. No, sei schifoso. Non ce n'era neanche uno. Non c'erano commenti schifoso, positivi. Ha tolto tutti i commenti positivi. Non c'erano commenti positivi. Volevo capire questa cosa. Grazie Sirino per avermi rimesso in testa la fottutissima canzone del Gran Soleil, che avevo rimosso dalla memoria con molto piacere. Ma cantagliela, Gran Soleil, il nettare degli dei. Te la sei ricordata? No. Vedi che non sono l'unico che non se ricordo. No, vagamente me lo ricordo, era gente normale che cantava questa roba qua. Cioè non era tipo la come noi che non sta gente normale. Ma che come noi ancora si vuol bene. Non era gente normale. Siccome so che una delle testimonial più importanti del Gran Soleil ricordo essere stata Antonella Clerici, mi pare. È vero quell'altra. Ma che dici? Hai detto una cosa sensata nella vita, ma secondo me è per compensare. Dai, magari non è vero. È vero. Siccome ricordo questa cosa, invece ho il vago ricordo che ci fosse questa canzone del Gran Soleil, ma mi ricordo persone, le comparse piuttosto che gente a tavola. Non sappiamo se era preso in presa o diretta. Era semplicemente una voce diversa. C'era qualcuno che lo cantava tipo... Rispondi qualcosa. Voglio capire! Sì, mi mandi la pubblicità? Sì. Cosa vuol dire metti l'audio? Vuol dire che l'avevi tolto tu l'audio? Guarda. Vedi, gente normale. Bocchinara? Ah! Gente normale, che cazzo vuol dire? Un passo pesce passa con il resto, c'è rimasto solo un posto, ma quel posto è prenotato da un deserto. Me la ricordo. E di seguito nel mezzo congelato. Gran Sole. Alessio, è quanto l'ho speso? Quanto l'ho speso? Per fa che? Cos'è 30 secondi di commercio? Ma perché lo sai? Beh, perché? C'è il simbolo di Mediaset 5. Se tu avessi visto il cortolite, sapresti perché. Non l'ho visto nessuno il cortolite, infatti non c'erano quasi commenti. C'erano tanti commenti. Zero commenti. Guarda lei. Che ha fatto il rotto. Erano 800 views, molto carina lei. Posto? Sì. Come si incardinava il Gran Soleil nel vostro segui. Per fortuna ho questa una vita. Volta l'unica soluzione per cancellare di nuovo la sigla del Gran Soleil dalla mia testa è la lobotomia, grazie Fra. E poi chiude Francesco: il punto più alto raggiunto è sicuramente il dibattito sul Gran Soleil, meraviglioso. Questa è la qualità del dibattito che raggiungete. I bambini dell'asilo veloci, io non ci sono, parlate del Gran Soleil, il dibattito migliore della puntata. Altra cosa che potevano fare, cioè, nota la PlayStation VR. Sì, nota appunto che c'è l'icona, c'è l'immagine. Ah, l'argomento adesso è PlayStation VR. Cambia. Esatto. Ve lo dico per chi sta ascoltando il podcast. A video potete vedere che ci sono le piene. Altra cosa che potevano fare, i titoli PlayStation VR 1 di Sony potevano convertirli gratis per chi li ha acquistati per il nuovo visore, visto che non è retrocompatibile, molti acquirenti del primo PSVR sono stati scottati. Che ne dici questa genialata? Qual è? Ma insiste, ne ha fatto due di commenti. Infatti, due. No, perché lo stesso è venuto finalmente. No, finalmente un orgasmo. No, perché c'era uno stesso argomento sui giochi precedenti. Vai. Rispondi. Lo è da quando hanno dato i primi dettagli che dico che potevano fare una cosa ibrida cavo wireless, in modo da avere il cavo staccabile e la possibilità di giocare in wifi. Ok, ci sarà più latenza, ma giustificata. Rispondete voi perché me la frega un cazzo. Poteva la prima parte costava 50 euro. La prima parte era meglio per tutti. L'incompatibilità, sì, perché poi si parlava probabilmente perché in un altro messaggio che c'è dopo. Sì, cioè giusto. Anche soltanto l'upgrade gratuito dei giochi. Ma no, perché evidentemente quei giochi a livello di controlli non c'è il move, non c'è la camera, devi lavorare pesantemente sul gioco. E perché uno dovrebbe lavorare pesantemente cioè cambi il sistema di controllo per vendere il gioco anche su PS5? Ma no, non lo vendi, sono giochi di 1000 anni fa. E poi questo infatti ha detto di poter convertirli gratis per chi li ha acquistati. Che fai, riuscire Until Dawn Rush of Blood
Lo fai riuscire a 40 euro? Quando ne puoi fare uno che sembra nuovo e costa esatto, il doppio? Quando puoi farne uno che costa 80 euro e che è identico? Beh, non credo che costi. Non lo so, comunque esprimete la vostra opinione. Non sono totalmente. Vediamo che selezione di merda hai fatto. Il VR 2 sarà il flop più potente di Sony. E questo dice Roshan. E invece Emiliano dice due ne fa. Il Quest Pro non è fatto per il gaming. Nel gaming va peggio di tutti gli altri. E poi dice: considerate che la stragrande maggioranza dell'utenza non ha mai avuto un casco per realtà virtuale. E se entra ora, ha un catalogo folle. Spiegami la cosa del catalogo folle, visto che aspetta, che non è retrocompatibile, me lo spieghi? No, su PC. Se compri un casco, entri con un casco su PC. Che pare manco vero, perché si è fermato lo sviluppo della VR su PC. Esatto. E la questione del Quest Pro, che non è... il Quest Pro non è per il gaming, è per il lavoro? No, è per il Pro. È per il Pro. E non è... Cioè, non performa con il gaming proprio. Non è strutturato per il gaming. Per esempio, cosa cambia? Dicono queste informazioni dietro le quinte, lo dico senza problemi. Per esempio, Meta non me lo vuole, ma non ce lo vuole mandare. Perché non per siete il target. Loro non è gaming, loro è professional user. Però ci girerebbero i giochi. Sì, certo, ci può girare tutto, ma probabilmente per una questione di lenti, refresh, gestione dei controlli e tutto quanto, non nasce per essere un device gaming, ma soprattutto con quel rapporto di prezzo, nasce per essere una roba per professional. Hai visto Carmack? Carmack ha smerdato Quest Pro. Tutto. Sì, sì. Tutto ha smordato. E sembra che è uno dei volti di Meta in questo caso. Andato, voglio leggere. Vai avanti. Perché sempre la fonte così questo a caso deve sempre corriere dei piccoli. No, questo è così. Allora, il protagonista Alessio, abbiamo due minuti. Ragazzi, non c'è stato nessun messaggio positivo per la puntata. Finalmente, io ce ne avevo già leggo il primo. Finalmente l'ingombrante personalità di Alessio ha lasciato spazio ad una conversazione normale. Pensa che tristezza sul Gran Soleil. No, bello il nuovo format di quei due sul server. Comunque Alessio è il trascinatore di Caciara. Si sente la sua assenza. Tutti dicono che si sente la mia assenza. Altri mi hanno detto di fare quei due sul browser. Mi piaceva molto. Manca la scintilla di Alessio per fare il cortocircuito. Siete diventati secondo incontro senza Alessio. Non so cos'è secondo incontro. Secondo me fa riferimento a... Come si chiama quella roba di Fossetti e Mottura? Round 2. Secondo incontro potrebbe... io lo collego lì. Potrebbe essere. Poi c'è lì. Ancora è finito. Ancora. Io ma secondo te si sente più la tua assenza? Quando non ci sono, se non ci o sono. O la tua presenza. Se ci sono. Mi si nota di più se vengo. Se ci vado o non ci vado. Vai. Poi, comunque continuo a dire dopo la laurea che voglio fare il lavoro che fa Alessio. Pierpa, sai quale sia? No, però è molto bello, sai quale sia. Sembra un gioco di parole. Marco dice: ringrazio Alessio per l'idea del pensavo fosse ancora festa. Pianesani, il lord di Schifanonia. Ne abbiamo parlato prima. Settimana prossima Alessio dirà che il cane gli ha mangiato i compiti. No, sta qui. Finito. Un po' in ritardo. Per i compiti. Sì, non c'era assolutamente niente. L'avevo detto. Allora, ragazzi, non è vero, c'era molto. Non bello, c'era molto nessuna. Bello. Cioè, non c'era un complimento. Anzi, sono stati qualcuno. Bellissimo. È stato cancellato. Qualcuno verrà impedito di vedere i video online. Mi spiace. Allora, io ne approfitto per ringraziarvi a tutti per la grande partecipazione. Grazie ad Arianna Podestà. Cercatela su Twitter se la volete seguire. Portavoce Commissione Europea per tutto quello che riguarda la concorrenza. Ma speriamo scusa, grazie a tutti quelli ospite. Che sono venuti no, qui. No, ma tutta sta no, un cazzo. Tutta sta gente che è venuta. Tutta sta gente che è venuta ha portato da mangiare da beve. Tantissimo, una quantità enorme di roba da mangiare. Allora da va bene, allora benvenuti. Vi ricordo che il cortocircuito lo potete rivedere su YouTube come al solito. Commentate. Lasciate anche i commenti, non lo riguardate su che Twitch. Che magari vi faccio l'off se scrivete. E se volete lo potete ascoltare esclusivamente in podcast su tutte le piattaforme di podcast. Perché esclusivamente? Google Podcast. Esclusivamente. Non lo so, mi piaceva. E Spotify. Esclusivamente e però. Spotify lo potete ascoltare. Inoltre, se volete, potete seguire il cortocircuito nel metaverso, dovete mettervi il visore. Andare in Piemonte. In Piemonte. La via Settembrini 42 nel metaverso, salire le scale, il secondo interno. Prendere il biglietto. E adesso non ve ne andate via perché Vincenzo, credo con Giordano, da solo non ho ben capito, seguirà l'Indie World di Nintendo che parte alle 18 in punto. Ma già Vincenzo lo seguirà. E ragazzi, elettrizzante, ragazzi, cioè avete visto il cortocircuito? Moltiplicate per 4 ed è l'Indie World. E forse ha visto il gioco più triste dell'Indie World di oggi. Esatto, il per 4 è il peggiore. il peggiore. Quindi mi raccomando, non ve ne andate via. Non staccate. Ciao e grazie a tutti. Ciao. Oggi è l'intrigo. Ma avete sentito per il fatto che sputi tanto? Può essere la vecchiaia. Ma c'è l'incesso. Può essere. Non ne ho la più pallida idea. Magari sto perdendo il controllo della bocca. Può essere, lo sai chi lo fa? Il mio gatto. Il mio gatto, sul serio, ti devo mandare foto. Io adoro. Ma non è la lingua, secondo me. No, non è un labbrino. Che colore ce l'hai?
Guarda che brutta. Il mio gatto uguale, adesso c'ha tutta la bocca, la parte sotto della bocca, sempre aperta. Però sputa e sbava. Io e Alvin siamo sempre andati d'accordo. Esatto. Dormiamo sempre insieme quando vengo da te. Secondo me. Ne facciamo le coccole. Lui è del 2008. Sì, ho capito, ma sbava come se non avesse la mandibola. Ha 14 anni. 7 per 14. Si dice 7 anni, ogni gatto. Il gatto. No, io sapevo il cane. Il gatto non lo so. Il gatto è per 7, sempre uguale. Il gatto ha solo 9 vite. Interessante questa cosa. Comunque lui ha 14 anni e sta così. Quindi pensate, secondo me ci può stare. Sì, però no. Quanto vive in media un gatto? Troppo. Quando quelli in casa castrati anche 18 anni. Però sì, 14, 15, 16. Quindi è al, in casa al 60% come della te, sua vita. Come me, te. Nella mia stessa condizione. Te l'ho detto, è spava uguale. Ma magari potrei venire, andiamo, passeggiamo insieme, io e lui tu ci faremo compagnia. Potreste morire insieme. Non è male. Sarebbe molto bello. E tu vai a comprare la macchina, mio fratello la barca. E andate tutti quanti a fare il culo, andiamo a bere. Molto bello.